trovo lavoro e a volte mi perdo le giornate, non faccio quasi nulla, sto a casa oppure esco, ma comunque è la solita routine, non c'è nulla di nuovo comunque. Ma si rischia di perdersi un po', diciamo. Io penso che un po' sono già perso comunque. Perché? No, perché appunto sono un po' di anni che vado avanti così e non so che mi riserva il futuro, se riesco a costruirmelo questo futuro. Il centro per l'impiego di Torre Angela serve questa vastissima periferia di Roma Sud. Migliaia di giovani senza lavoro nascosti in questi palazzoni. Ho studiato molto, sono molto formata e non accetto di lavorare a 3 euro l'ora. Non ti prendono neanche per un No, tirocinio. neanche per un tirocinio. Ti arrendi proprio perché porti il curriculum in giro e è carta straccia. Li mandi su email, non ti si fila nessuno. Tu che fai adesso? Cioè, che niente, sei occupata qua. Per combattere la piaga della disoccupazione giovanile, oggi di nuovo in crescita al 43,1%, l'Europa ha lanciato il piano Garanzia Giovani. All'Italia sono arrivati 1,5 miliardi di euro, soldi pubblici, 530.000 gli iscritti finora, su un totale di 2,5 milioni di giovani che in Italia non studiano e non lavorano. Ecco, se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni non impegnato in un'attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, puoi aderire a Garanzia Giovani. Io ho 25 anni, provo a iscrivermi. Sul sito di Garanzia Giovani leggo che la Regione mi contatterà per indirizzarmi a un centro per l'impiego, a un'agenzia per il lavoro privata o a un altro ente accreditato, ma soprattutto che entro 4 mesi verrà offerta a chi si iscrive una misura in linea con il suo profilo. Ti comunichiamo con questa mail che il tuo appuntamento presso il nostro centro per l'impiego è fissato per le ore 9 la prossima settimana. Settimana dopo mi presento all'appuntamento. Sono le 9 del mattino. Questo è l'ingresso del centro per l'impiego di Cinecittà. Guardate quanti ragazzi, sono tutti miei coetanei, qui con la speranza di trovare un lavoro. Salve. È il mio turno. Gli impiegati del centro per l'impiego mi chiamano per fare il colloquio e appena mi siedo, mi riportano subito con i piedi per terra. Io sono laureata in relazioni internazionali, cioè Allora, si chiama ho la Garanzia Giovani, ma possibilità. non c'è nessuna garanzia. Cioè, ci sono casi in cui i ragazzi dell'agenzia non è riuscita a trovare nulla entro 4 mesi. Se in Italia il lavoro non c'è, non c'è. Non è che si crea perché c'è Garanzia Giovani. Ma io pensavo fosse fatto per noi, cioè io se sento che mi si dice finalmente lavoro per i giovani, eccetera, Un eccetera, e conto è poi. conosci le regole del marketing e della pubblicità, un conto è la pubblicità, un conto è poi quello che è effettivamente. Tu hai ragione su quello che dici. Noi però ti dobbiamo riportare purtroppo sulla terra, sulla realtà e ti dico com'è. Ma come va? Tu quanto tempo fa ti sei iscritto? Niente, Un anno fa? ma Niente, quindi. Ma che facevi prima dei 2 anni? prima cuoco. Cuoco. E poi non hai più trovato niente. No, ogni colloquio faceva quanto vuoi? 800 euro, no, ok, c'ho il filippino qua, 400 C'è il filippino. euro. Sì, 400 euro, filippino. Offerte di lavoro settore privato Roma città. La parete magica delle offerte di lavoro disponibili è questa, di contratti a tempo determinato e indeterminato, nemmeno l'ombra. Cioè, questi stanno cercando un tirocinante per fare il banchista in una pizzeria a taglio. Questi cercano un tirocinante per caricare e scaricare merci e pulire i magazzini. Qui cercano il commesso, categoria d'assunzione, adesione, programma Garanzia Giovani. Tipo di contratto tirocinio, anche qua. E da Cinecittà a Primavalle le offerte non cambiano. Impresa di pulizie seleziona numero 1 operaio addetto alle pulizie presso condomini per tirocinio formativo. Tirocinio sarebbe quando pagano poco. Sì. Più o meno. Io vedo che sono, eh? Una Io vedo che bella sono, creatura. eh? Magazzinieri, scaffalisti, camerieri, commessi, addetti alle pulizie.
un esercito di tirocinanti a 400 euro al mese, tutti a carico dello Stato. Io lavoro a gratis perché io sono al sesto mese di garanzia giovani, non ho preso un euro da 5 mesi e mezzo, da 20 giorni ho finito la garanzia giovani, non ho visto neanche un euro. Adesso quanto ti manca? Perché a me mancano 20 giorni. A 20 giorni dalla fine del tirocinio qualcuno ti ha detto stai tranquillo, non ti preoccupare, ti rinnomeremo, nessuno mi ha detto niente, fra 20 giorni mi vado a cercare lavoro. L'INPS, a cui spetta pagare i 400 euro al mese per i tirocini, sta correndo ai ripari e i primi rimborsi cominciano ad arrivare. Intanto Mattia non ha un euro in tasca. E dove sta andando quindi il miliardo e mezzo di euro stanziato dall'Unione Europea? Allora, dov'è finito il miliardo e mezzo stanziato dall'Unione Europea? Questa è la domanda. Allora vediamo che cosa scoprono e come finisce il viaggio di Alessandra Buccini e Valentina Petrini. È la Manpower, una delle più grandi agenzie private per la ricerca lavoro in Italia. Nella partita Garanzia Giovani ci sono anche loro. Buongiorno. Uno dei ragazzi iscritti alla Garanzia Giovani. Tirocinio? Tirocinio. Ok. Sono legato a voi alla Manpower. Ok. È da febbraio che ho fatto l'incontro, l'orientamento. E da allora mi sono solo tanti. No, noi ci siamo comunque sentiti solo con una telefonata di 30 secondi per chiedere qual è il tuo titolo di studio, che comunque era già scritto nell'iscrizione. Adesso mi confronto con la mia collega. No, ma ci credo, sì, ma noi non sempre riusciamo ad assorbire tutte le richieste che ci arrivano, questo assolutamente no. Io ho fatto montaggio video, ho anche finito un lavoro e quello che vorrei trovare comunque è un tirocinio che magari poi si trasformasse in una ipotetica nuova esperienza lavorativa proprio fissa. Ci può dire quali sono le offerte di lavoro che voi avete per le mani in questo momento? Tirocinio, stiamo trattando prevalentemente delle offerte del tipo in ambito alberghiero. Quindi tipo figura? Camerieri. Come la Manpower sono decine le agenzie interinali ad essersi accreditate nella partita Garanzia Giovani, ma le offerte disponibili non cambiano dal pubblico al privato. Pochissimi contratti, tutti tirocini per lavori non specializzati, solo manuali. Dove sta andando quindi il miliardo e mezzo di euro stanziato dall'Europa? Per me è difficile capire anche cosa succede, perché i soldi sono già finiti. Lui è un consulente dell'Eures, ente europeo che si occupa di servizi per l'impiego, coordinato direttamente dalla Commissione europea. Di Garanzia Giovani ha un'idea ben precisa. Una fonte inesauribile di soldi per l'agenzia interinale, che ci hanno fatto i soldi. Ah sì, eh? Finiscono quasi tutto a loro. Io non è che prendo i soldi solo se trovo un lavoro alla persona, io già se quasi faccio delle attività. Tipo, ti prendo e ti faccio un colloquio. Sì, ho un colloquio per un'agenzia interinale, allora la mettono nel loro file Garanzia Giovani e si mettono anche i soldi. Poi se le fanno una proposta che può essere la più scadente possibile, che le magari declina, si mettono altri soldi. Se poi magari trovano anche la chiave della somma, allora mettono ancora altri soldi. Il meccanismo è questo. Ti faccio un colloquio di lavoro, ti segno, ti dico sei segnato, allora poi vado a inserire l'attività che tu hai fatto nella tua, perché c'è un programma, nel tuo programma, metto l'attività che tu hai fatto, metto l'attività che tu hai fatto per avere soldi. Ho fatto magari un po' di orientamento, si è fatto una chiacchierata tipo quella che stiamo facendo io e te, cioè mi sento nello specifico, non ti vado a insegnare niente, non ti do nessuno. Però gli risulta che loro hanno fatto un'attività con loro? C'è un bel magna, sono soldi che devono essere destinati a fuori. Lui è Stefano Scabbio, presidente Area Mediterranea, gruppo Manpower. Sia in Lombardia che nel Lazio, lei come Manpower, Maggi Group e comunque tutti gli enti accreditati, potrebbe essere anche un comune, una provincia, un'università, comunque ha diritto ad una fetta di rimborso anche se poi il risultato non lo raggiunge. Quindi in una società meritocratica come dice lei, voi dovreste avere diritto al rimborso quando trovate i soldi, il lavoro. Non è proprio così, in Lombardia c'è una parte a processo e una parte a risultato. Ha un senso che abbia
un rimborso a processo, perché se fai un lavoro seriamente e svolgi delle attività, queste attività almeno devono essere ripagate. Questi sono soldi dei giovani, dice l'Europa, quindi devono andare al raggiungimento di un obiettivo. Sì, ma questo io vorrei sapere, diciamo, quanto spendiamo per voi e quanti contratti riusciamo a portare a casa. Io credo che il punto sia trovare delle opportunità per questi giovani. Quanto è la quota più o meno di garanzia giovani che va alla Manpower, del 1,5 miliardi? Oggi sono pochissime cose. 1,5 miliardi di euro sono questi i fondi previsti dall'Unione Europea, stanziati per quello che è il business della disoccupazione giovanile. Questi soldi saranno spartiti tra aziende per il lavoro, enti di formazione. Sta entrando il ministro, sentite i fischi. Lavoratori stagionali. Ministro, poi ci sono dei ragazzi che hanno parlato raccontando la loro storia, dicendo che lavorano da 6 mesi e non hanno percepito ancora nulla di indennità. In conferenza stampa il ministro Poletti promette che tutti i problemi saranno risolti. Per l'Italia e per i suoi giovani questa è una grande opportunità. Carlo ha 24 anni. Con lui finisce il nostro viaggio. Un programmatore informatico che finora ha fatto il cameriere, il facchino, il babysitter. E adesso pure il gastronomo. È sabato, lo accompagno al lavoro. Si cambia, eccolo, è lui dietro al bancone. Buongiorno. Senti, allora, che prendo? Ho messo gli occhi su questa pizza molto buona. E poi mi fai per favore un etto di prosciutto crudo, se me lo tagli sottile. Vabbè. Da solo? Da solo. Sta facendo un tirocinio, guardate, da solo, dietro il bancone. Non c'è nessuno che lo sta affiancando. Sul mio contratto c'è scritto che devo imparare a fare determinate cose. Non c'è scritto che devo stare in solitaria ad aprire e chiudere il banco. Perché io molte volte ho aperto e chiuso il banco da solo. Cioè, un tirocinante lo può fare? No. Allora, un mese sono stato accompagnato in tutto. Questo lo devo assolutamente dire, certo, perché è la verità. Dopo il primo mese, mese e mezzo, il mio orario è cambiato completamente. Come trattato come un dipendente, coprivo un turno. Tuttora copro un turno. Io sto lavorando, cioè non sto facendo un tirocinio, parliamoci chiaro, io sto lavorando. Solo con te quanti ne ha assunti? Assunto 20. A 20 persone. 20, una ventina. Posso dire che tutto questo progetto è una fesseria e che l'unico che ci guadagna qua sei tu, azienda. Braccia da lavoro mascherate da tirocinanti e tutto per 400 euro al mese, pagati da noi contribuenti europei. E quando penso di aver già sentito abbastanza, in macchina mentre lo riporto a casa. Primo mese, sai quanto l'ha fatto? All'incirca 200-240. Ore? Ecco. No, ma voi ne potete fare massimo 140. Mo' gli hai presi i soldi? No. Niente? 4 mesi zero. Cioè tu hai lavorato già 4 mesi e non hai percepito? Questo è il 5° mese e non ho percepito un euro. Un euro? Se controllassero i registri di tutti i tirocinanti troverebbero le cose più allucinanti. Veramente? Questo è certo. E questo controllo che dovrebbe esserci non esiste. Perché noi teniamo un registro in ogni punto vendita, no? Sì. Quanti registri di questi sono regolari? Quanti sono compilati in modo corretto? Cioè diciamo che tu sai che vengono un po'... per far risultare meno ore di quelle che voi effettivamente fate. Parla tua, Rocky. Quante volte mi hai riportato a casa? E in ogni situazione. E tu? Hai chi ti riporta a casa? Sì. Nuova Passat All Track, con trazione integrale 4Motion di serie. Release me, release my body, I know it's wrong, so I am out with you now.
casa è il luogo dove risiede l'amore. Vengono creati ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Semeraro, da sempre arrediamo le vostre case e vogliamo continuare a farlo. Un'ampia scelta tra le più attuali proposte dell'arredamento classico e moderno ti aspettano. Ambienti funzionali, piacevoli e vivibili. Proponiamo un catalogo di prodotti che abbraccia tutte le fasce di mercato, dall'economica a quella più alta e di pregio. Il valore del nostro prodotto è frutto di migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono. Noi ti garantiamo il nostro impegno nella ricerca di materiali, forme e colori contemporanei per progettare al meglio la tua casa. La qualità al miglior prezzo. Semeraro, la casa degli italiani. Comunicazione importante. Da Semeraro, finanziamento a tasso zero. Semeraro, strada statale 280 Lamezia Terme Catanzaro. Info 0968 340540. Numero verde 800 893 975. Edilizia Gerace. Dal 1983, punto di riferimento per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei più qualificati materiali di costruzione e finitura per la casa. Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti per l'edilizia: colori, vernici, stufe, termocamini e non solo. Inoltre, ci occupiamo personalmente dei problemi legati al trasporto con mezzi propri equipaggiati di gru per carico e scarico del materiale direttamente in cantiere. In questi anni sono avvenuti molti cambiamenti. Infatti Edilizia Gerace da oggi è anche Gerace Ceramiche, un laboratorio di idee dove ricercare materie, design e qualità in soluzioni sempre più creative e comunicative. Grazie alla consulenza professionale di architetti altamente qualificati, Gerace Ceramiche, specializzata nell'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, idrosanitari e termoarredo, propone diverse soluzioni, dalle più classiche a quelle più moderne e di tendenza, con marchi di prestigio come Marazzi e Sant'Agostino, per ottenere il miglior risultato a livello qualitativo e funzionale. Da Gerace Ceramiche, prezzo, qualità imbattibile. E non è uno slogan, è la verità. www.ediliziagerace.com. Info 349 61 22 979. Gerace Ceramiche. Via Nazionale 18 432, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Nova Legno. Costruzioni e strutture in legno. Opera nel settore edile realizzando opere di carpenteria in legno. Case, strutture balneari, tetti, grandi coperture lamellari e tanto ancora. La Nova Legno dispone di un personale altamente qualificato che segue tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione per dare velocità e precisione. Inoltre è specializzata nella rimozione dell'amianto e nel recupero dei centri storici. Realizza grandi progetti, garantendo sempre tutti i vantaggi del costruire in legno. I tecnici sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per proporre soluzioni innovative in termini di sicurezza antisismica e antincendio. Durata nel tempo, riduzione dei consumi, rapidità di esecuzione ed ecocompatibilità. Nova Legno, rispetto per l'ambiente, ricerca ed esperienza. Vecchio amaro del capo, freeze your moment.
Buon pomeriggio e benvenuti in diretta. Non mancano gli uomini liberi, diciamo, no, anzi, non manca la libertà, mancano gli uomini liberi. E oggi vedremo un attimo, attraverso questo appuntamento, articolo 21, che parte in questo momento. Abbiamo anticipato con una scheda della 7 di Piazza Pulita che parlava di garanzia giovani. Abbiamo la triade ospite della trasmissione. Partiamo subito a presentare, intanto mi siedo un attimo anche nel contesto degli ospiti. Abbiamo precisamente Santo Biondo, buon pomeriggio, segretario regionale Will Calabria, giovanissimo. Beh, una bella eredità. Roberto Castagna ha lasciato una bella eredità, un bel testimone, no? Sì, diciamo, il figlioccio di Roberto, sei no? No, figlioccio no. No, figlioccio inteso che ti ha cresciuto, no? Sicuramente. Politicamente, a livello sindacale. Sicuramente va valorizzata la testimonianza di Roberto nel corso del suo mandato, e ora si guarda al futuro. Beh, prendendo anche un po' il tono della voce, perché qui poi prendendo anche spunto dalle cose buone che la Will Calabria ha fatto in questo. Abbiamo Paolo Tramonti, segretario regionale della CISL Calabria. Buonasera. Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene, diciamo. So che state arrivando, avete avuto un incontro col Presidente della Regione Calabria. Sì, adesso sulla proposta che sta realizzando la Regione nel confronto che avrà a breve con il Governo per un patto da sottoscrivere a livello istituzionale tra Regione Calabria e Governo Nazionale. Bene, non so se è arrivato Michele Gravano, segretario regionale della CISL. Non è arrivato ancora, avvisatemi nel momento in cui arriva, di solito ritarda. Ma diciamo che sarà conseguenza di questo incontro. Di questo incontro. Bene, allora abbiamo parlato un attimo di garanzia giovani e credo che il problema che tocca tutti quanti. Poco fa è arrivato un messaggio, non so se partire con questo messaggio, però facciamo la premessa di quello che è questo progetto. Allora, cosa sta accadendo precisamente a questi ragazzi? Qualcuno ha detto: li abbiamo già pensionati a 20 anni, perché è una forma di pensione, no? Possiamo dire, anche perché questo fatto di dargli 450 euro. Alcuni imprenditori addirittura danno un incentivo, cioè insieme ai 450 vi diamo un bonus di 300, di 400, per dargli la possibilità almeno delle spese vive, perché questi soldi poi li manda successivamente la Regione. Così vai con Tramonti e poi Biondi. Ma intanto Garanzia Giovani è un programma comunitario, diciamo, emanato e proposto e realizzato dalla Comunità Europea, che può essere utile soprattutto secondo noi in regioni che sono più sviluppate della Calabria, dove soprattutto c'è un tessuto imprenditoriale forte in grado di assorbire forza lavoro soprattutto giovanile. Da noi ovviamente scontiamo il problema della estrema debolezza del tessuto imprenditoriale calabrese, per cui abbiamo minori possibilità oggettivamente da parte delle altre regioni, soprattutto di quelle del centro-nord, di assorbire forza lavoro. Garanzia Giovani non deve essere inteso come l'ennesimo parcheggio, almeno noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere questo, ma deve essere un'occasione per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro soprattutto da parte dei nostri giovani, e non può essere una misura fine a se stessa. Garanzia Giovani può essere un trampolino di lancio per l'inserimento effettivo nel mercato del lavoro. Ecco perché c'è bisogno di misure poi che vadano ad incentivare le assunzioni. Dicevi prima delle imprese che mancano. Delle imprese che mancano, quindi già questo è un grosso handicap di partenza. A ciò si aggiunge il fatto che noi abbiamo bisogno di politiche per consentire l'ingresso nel mercato del lavoro, sul fronte appunto delle politiche lavorative per quanto riguarda i nostri giovani. Adesso siamo in presenza di una legge di stabilità che in un primo momento aveva e ha diciamo, diminuito la decontribuzione, i coefficienti di decontribuzione per le nuove assunzioni, che invece nel Job Act, per come erano originariamente, diciamo, prevedevano sgravi del 100%. Si sta lavorando su un impegno nostro e delle confederazioni nazionali per far sì che almeno per le regioni del Mezzogiorno questo sgravio contributivo venga mantenuto al 100%, quindi avremmo una misura selettiva specifica a favore di regioni come la nostra che possono costituire un incentivo alle assunzioni. Quindi dobbiamo combinare la garanzia giovani per renderla fruibile con altre misure. Bene, mi pare che è arrivato Gravano, credo che sia arrivato. Facciamo una cosa, diamo la possibilità anche
alla regia, visto che si biondo, poi parlo un attimo anche perché è importante sentire il tuo parere. Andiamo un attimo a vedere quel servizio di 400 euro di 2 minuti e 30, se non erro, perché mi vedo qui segnato nella scaletta. Garanzia Giovani, ecco, guadagnare, lavorare a 400 euro. Grazie. Maggio 2014, quando, sentendo parlare di Garanzia Giovani, probabilmente in centinaia di ragazzi disoccupati si accendeva una speranza. Il progetto europeo infatti stanziava milioni di euro per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani tra i 15 e i 29 anni, garantendo importanti agevolazioni alle aziende aderenti. Ogni viaggio ha bisogno di una garanzia e di un solido progetto. L'Italia, con l'Europa, promuove il progetto Garanzia Giovani per aiutarti a intraprendere la strada giusta. Facile, no? Peccato che a un anno dall'avvio del programma non sia esattamente tutto rosa e fiori. Quanto ti dovrebbero pagare? Ogni mese 400 euro. Per quante ore di lavoro? Sono 7 ore al giorno, 5 giorni lavorativi. Praticamente si lavora per meno di 3 euro l'ora e i soldi arrivano anche con mesi di ritardo. Stasera quando l'hai cominciato? L'ho cominciato a novembre. Hai ricevuto quanti pagamenti? Zero, ho ricevuto zero pagamenti. Se te non vieni pagato per lavorare 7 ore, effettivamente le fai, non hai tempo neanche per trovarti un altro lavoro, quindi praticamente stai lavorando gratuitamente. Ed è tra i fortunati perché è riuscito ad ottenere un tirocinio. Qui nel Lazio, infatti, i centri per l'impiego non solo sono in ritardo nell'attivazione dei percorsi formativi, ma anche nell'avvio dei colloqui di selezione. Io mi sono iscritto a luglio-agosto dello scorso anno, in realtà. Non sono mai stato chiamato, tant'è che credevo avessi dei criteri fuori posto, diciamo. Sono andato al centro per l'impiego e mi hanno detto che ci sono alcuni casi che hanno chiamato anime disperse, che sono rimaste nel limbo e che purtroppo nessuno aveva preso in carico. Ancora, quasi nessuno dei ragazzi che si sono iscritti al progetto ha ricevuto proposte di tirocinio. I pochi che sono riusciti ad ottenerlo se lo sono cercato da soli. Come Erika, che incontriamo alla stazione Termini perché sono le 17, ha appena finito le ore giornaliere previste per lo stage, ma sta correndo a Frosinone per iniziare il suo secondo lavoro. Garanzia Giovani preclude il fatto che tu non puoi firmare contratti di lavoro in regola, logicamente, perché risulti che sei inoccupata, che non studi, che non fai nulla. Quindi adesso l'unico lavoro nero che ho trovato ce l'ha Frosinone. Però la tua speranza è che dopo questo tirocinio ti assumano. Speriamo. Bene, è arrivato, buon pomeriggio in ritardo, come mai? Michele Gravano, segretario regionale CGIL Calabria. Buon pomeriggio, come va? Abbiamo mandato in nuova scoperta i colleghi. Intanto è la prima volta di articolo 21 di tutte e tre, perché mi pare che ad articolo 21 sei venuto? No, mi pare di no. C'è stato il cambio poi, sì, con la collega. Sì. Bene, intanto parliamo di Garanzia Giovane, ha parlato già Tramonte, ha detto delle cose interessanti. Quello che sta emergendo, secondo anche i telespettatori, i messaggi che arrivano, è questo distacco: la gente con la politica, la gente con i sindacati. Qualcuno riprovera ai sindacati che state tutelando chi un posto ce l'ha e invece tutelati di meno chi lo perde o quantomeno chi vuole difenderlo perché ormai non riesce più ad entrare anche in questo contesto, perché l'altro giorno eravamo lì con i precari della giustizia, over 30, over 40, over 50, c'era una sua collega che in un tavolo, l'abbiamo mandato proprio la puntata, ecco, uno che va a difendere il lavoro per 350 euro diventa anche un po' umiliante per una persona che ha 50 anni a difendere che cosa. Ecco, allora, articolo 21 parte con questa edizione per conciliare con i sindacati un lavoro da fare insieme, perché io ho detto se non si fa rete qui è finita. Allora, troverete adesso da parte mia un di affianco a quello che è già il lavoro difficile che fate, affianco il popolo, ma aiutiamo i sindacati e cerchiamo di capire insieme alla politica cosa accade. Quindi avete un megafono che è articolo 21, un confronto che faremo con i telespettatori in maniera tale da trovare una trade union tutti insieme e capire dove la svolta. Io ho detto non sussidio, sia al lavoro. Quindi il lavoro c'è, Gravano. Intanto le do il buon pomeriggio e lo dia anche lei ai telespettatori. Buon pomeriggio anche a voi, scusate per il ritardo. Bene, allora dicevo, questo lavoro c'è o non c'è? Il lavoro è poco. Poco. È diminuito anche perché la crisi, sia nel pubblico impiego con i blocchi alle assunzioni, sì, e sia nel settore privato,
penso al settore dell'edilizia, ma non solo al settore dell'edilizia, abbiamo avuto una contrazione dell'occupazione. D'altra parte, se abbiamo circa 30.000 lavoratori in deroga, questi sono figli della crisi dell'espulsione dal mondo del lavoro. E il nostro compito in una situazione difficile è quello di battersi per creare lavoro dignitoso e nello stesso tempo di tutelare quelli che hanno perso il lavoro e non hanno prospettiva e nello stesso tempo creare occupazioni di lavoro o di esperienze lavorative per i giovani in una fase di difficoltà del mercato del lavoro. Il nostro compito è complesso e difficile, e però anche se a volte non veniamo capiti, ma lo sforzo è quello di creare solidarietà. Bene, abbiamo una telefonata, partiamo subito, poi vado a Santobiondo che è segretario regionale della UIL Calabria. Allora, sentiamo chi è in linea, pronto, buonasera, buon pomeriggio a lei e a tutta la Calabria, non solo la Sicilia, la Basilicata, la Puglia che ci seguono. Prego, chi parla? Dopo, buonasera. Prego, con chi vuole parlare? Parla... Sì, prego. Sono Lepore Gaetano da Guardia Piemontese, provincia di Cosenza. Prego, sì. Io volevo chiedere al signor Tremonti come mai questi ritardi dei pagamenti della mobilità e dei tirocini. Prego, può anche dialogare sì, per un attimo? Sì, no, vabbè, i ritardi, nell'ultimo caso sono stati dovuti, come si sa, al fatto che il governo ha ritenuto, per quanto riguarda l'ultimo riparto che è stato effettuato, di legarlo alla riprogrammazione dei fondi comunitari che ha attuato la Regione Calabria, quella dei 41 milioni di euro. Non si comprende l'atteggiamento del governo che già col contagocce destina queste risorse alla nostra regione. Quello poi, quello che è ancora più incomprensibile era il fatto di legare questa erogazione allo sblocco della riprogrammazione da parte della Regione Calabria dei 41 milioni. Per fortuna bisogna dire che questo problema è stato risolto proprio nella giornata di ieri, per cui l'INPS ha già ricevuto le disposizioni per avviare i pagamenti. Chiedo scusa, Tremonti, mi scusi, lo dico anche te, 41 milioni mi sembra che 24 basta pagare una mensilità. Allora, diciamo sì, che con questi 41 milioni più quelle giacenze che sì, erano che sono presso l'INPS, si chiuderà l'anno 2013. Ma l'hanno scoperto 2014-2015? Del 2014 si paga una mensilità, almeno una mensilità. Per quanto riguarda, è chiaro che poi mancano le altre mensilità per il 2014 per arrivare a 8, manca per il 2015, siamo in attesa di disposizioni da parte del governo, sperando auspicabilmente che vadano a superare il decreto interministeriale, quello di agosto 2014. Beh, grazie. Vuole chiedere qualche altra cosa da Guardia Piemontese in provincia di Cosenza? Sì, sì, io volevo chiedere questo al signor Tremonti, siccome loro sono i nostri tutor, i nostri delegati, credo che sono quelli, questi signori che poi oggi. Io ho fatto il tirocinio al comune di Guardia 2014-2015, non ho avuto una lira nel 2014, gli altri se l'hanno pagato. Come mai sta cosa? Con la rendicontazione fatta, tutto presentato, con ricevuta, abbiamo tutto. Come mai? Bene, grazie. Questo è da verificare. Risponde Biondo: secondo te cosa sta accadendo quando fanno il tirocinio? Vengono tra virgolette sfruttati anche il lavoro? Spesso vanno il lavoro meglio dei dipendenti di un comune o all'interno del tribunale? Io un anno intero ho lavorato e non ho avuto una lira, che poi sono 300 euro al mese, con una famiglia, con due figli e una moglie a carico. Grazie. Così passiamo all'altra telefonata. Biondo, prego. Allora, in premessa voglio dire una cosa. Il bacino dei 30.000 lavoratori e lavoratrici che costituiscono gli ammortizzatori sociali in deroga, come diceva Michele poc'anzi, sono frutto della crisi. La crisi che ha colpito fortemente il paese e soprattutto nel Mezzogiorno e nel Mezzogiorno la Calabria. Ma sono anche la certificazione di un fallimento delle politiche attive in questi anni da parte della Regione Calabria, istituzione,
e sono anche la certifica del fatto che nella nostra regione manca il sistema di impresa, cioè nel senso abbiamo un sistema di impresa molto fragile e quindi non ci può essere una ricollocazione. Di fronte a questo scenario si è travisato quelle che dovevano essere le politiche attive per il lavoro, che dovevano favorire la qualificazione e riqualificazione e nella migliore delle ipotesi la ricollocazione dei lavoratori, con una forma di assistenzialismo che alla fine, una forma di assistenzialismo che nella deregulation del sistema totale dà luogo a quelle situazioni lì. Garanzia Giovani, per tornare alla scheda del programma, basta dire che è un progetto che nasce dalla comunità europea. Quindi è un progetto che si ispira a modelli e mercati del lavoro che sono più evoluti rispetto a quello che è il mercato del lavoro in Italia. Perché questo governo ha inteso rimodulare il mercato del lavoro partendo a valle del sistema e non a monte. Perché basta dare un dato, cioè l'Italia spende lo 0,3% del proprio PIL per quelle che sono le politiche attive e i servizi sul lavoro, perché l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro che doveva favorire la ricollocazione dei lavoratori è frutto dei servizi del lavoro che mancano, mentre tutti gli altri paesi europei, quelli che si fa maggior riferimento in tema occupazione e sviluppo, quale Germania e Francia, investono 5 miliardi per quanto riguarda i servizi per il lavoro, le politiche e le politiche attive. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che le imprese hanno abusato di un sistema, ed è anche evidente il fatto, e questo lo diciamo al governo nazionale, al governo Renzi, che il lavoro non si crea attraverso leggi, né attraverso decreti. Per creare lavoro ci vuole il sostegno delle imprese che vanno sostenute attraverso una politica industriale nazionale e anche regionale e attraverso investimenti pubblici e privati, che negli anni della crisi le risorse in conto capitale, soprattutto al sud, sono state proprio dimezzate e dir poco. Quindi questo è il frutto, diciamo, di un sistema che non... Senta, siamo gli ultimi in Europa, in Italia, per quanto riguarda la Svimez, ma leggo anche le testate giornalistiche calabresi, Regione Incubo Campanella, Sanità un fallimento certificato, cioè questi dati che arrivano praticamente, che negativi rapporti del Ministero sulla qualità dell'assistenza, cioè siamo ultimi anche in questo. In ogni posizione siamo ultimi, un po' sembra isolati dal mondo intero. Sentiamo la telefonata, poi continuiamo ancora con la discussione. Abbiamo Felice Caristo da Sellia, pronto? Buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio, Lino, complimenti per la trasmissione, riesci sempre a rappresentare le cose importanti del momento e dell'azione politica economica. La battaglia si fa insieme o si fa rete o è finita, o si fa rete, scusami Felice, o si fa rete tutti insieme o è finita per tutti noi. Prego. Io volevo fare una domanda a tutti e tre i rappresentanti dei sindacati confederali. C'è oggi leggendo questo piano dell'inclusione sociale che sta preparando la Regione Calabria, piano della povertà, siccome si fa questa distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa, avete un dato in base a questo parametro dell'Istat sulla povertà assoluta, su quanti sono i calabresi in questa situazione di povertà assoluta e come secondo voi questo piano povertà che sta preparando la Regione Calabria, insieme col vostro aiuto che è indispensabile, possa riuscire ad essere efficace, considerando pure il cambiamento della nuova ISEE che in un certo senso, e inserendo anche il patrimonio come modello di monitoraggio del reddito, e secondo me non fa altro che fuorviare il dato sulla povertà o non far individuare bene questo dato sulla povertà assoluta. E voi vi orientate a calcolarlo questo dato? Un attimo. Grazie Lino. Felice, grazie a te della telefonata. Michele Gravano, segretario regionale Cis Calabria. La proposta, lei ha fatto bene, ha individuato che noi guardiamo alla povertà assoluta. Questa proposta noi l'abbiamo avanzata con l'alleanza di associazioni varie, dalle ACLI che capofila, CGIL, CISL, UIL, la Caritas, abbiamo anche il sostegno del mondo cattolico. La povertà assoluta, almeno nella nostra proposta, perché il Presidente ancora non ci ha chiarito quali sono
le loro intenzioni e individuare una fascia di reddito al di sotto dei 7.000 euro reddito familiare. E per quelle fasce prevedere una misura di reddito che si oscilla tra le 500 e le 600 euro per sostenere una... Il reddito ha detto che hanno che anche l'età? 7.000. Sì, l'età... No, l'età non c'entra, perché è riferito al reddito familiare. Sì, però anche a quello che aveva dichiarato ultimamente anche al Papa, anche con la Chiesa, questo rapporto del Presidente dell'INPS, che diceva che toglieva alla politica le pensioni d'oro per dare agli over 55 quell'altra garanzia, ecco, un sussidio o un vitalizio per quella è l'ipotesi storia. Ecco. Del Presidente Boer, esatto. Si riferisce ad un altro ordine di questioni, tocca il sistema pensionistico, esatto. E affronta problemi per favorire i lavoratori over 50. La nostra proposta dell'Alleanza, che è quella che si sta discutendo con la Giunta regionale, guarda queste fasce delle famiglie di povertà assoluta, okay. E quindi pensiamo a un reddito, a misure di assistenza alle famiglie e di aiuti anche a sbocchi occupazionali sia per i capofamiglie e sia anche per i figli. Quindi è un complesso di misure che guarda ad una fascia sociale che è quelle che sono in profonda sofferenza. Si è stimato in Italia che sono oltre 2 milioni e 100 mila le famiglie interessate, faccio il calcolo rispetto alla popolazione calabrese, noi pensiamo intorno tra le 15 e le 20 mila famiglie da poter aiutare. Come verranno segnalate, come verranno identificate? Il modello LISE. Bene, che in pratica vede un po' quella la situazione economica della famiglia. Grazie. Abbiamo la telefonata da Catanzaro, buon pomeriggio, chi parla? Buonasera dottor Polimani, sono Francesco Lagonia, ci eravamo sentiti mercoledì, non so se ricorda. Prego, quando sì. Ho chiamato per la puntata dei tirocini ai tribunali. Ah sì, prego, la domanda, prego. Allora, sì, due domande. Una, la prima è se i sindacati a breve svolgeranno un tavolo tecnico con la regione per parlare di politiche attive, serie, nuove, più durature più che altro. E l'altro, vabbè, dei pagamenti alla mobilità, ho già ascoltato la risposta, volevo smentire chi ha detto che all'INPS è già tutto pronto per pagare, perché stamattina mi sono recato personalmente in regione con altre persone. E Paolo Tramonti, ecco, poi un attimo, anche perché sono queste in diretta, perché questo signore ci ha mandato un messaggio dove addirittura ha detto se continui a venire qua te lo togliamo pure questo pagamento, e così mi pare, no? Prego Tramonti, allora. Un attimo. Allora, diciamo, lo sblocco a livello nazionale è avvenuto, tanto è vero che è stato comunicato ufficialmente anche sugli organi di stampa. Adesso diciamo, l'INPS è nelle condizioni di avviare i pagamenti. Dalle ultime notizie che abbiamo attinto questa mattina, proprio perché abbiamo ricevuto questo tipo di notizie dove ancora c'era qualche ulteriore fermo, pare che come al solito, come dire, la burocrazia ci mette il suo, non basta solamente il dover reperire i fondi, ma poi mettere in campo diciamo, tutte quelle iniziative di carattere amministrativo e burocratico perché ci sia lo sblocco effettivo. Però diciamo, su questo, e ha ragione il telespettatore, c'è stato l'ennesimo rallentamento incomprensibile, però ci siamo attivati immediatamente, quindi adesso ci auguriamo veramente che lo sblocco sia effettivo. Per Natale qualcosina farlo arrivare, no, bisogna fare prima lo sblocco dei liquidità, perché no, veramente siamo con l'acqua alla gola. No, bisogna fare prima. Le politiche attive serie non ce ne sono. No, i pagamenti d'accordo. Non ne fate, chi fa politiche attive non viene pagato. Cioè, no. Mettetevi un po' nei nostri panni. Ecco, no, qua. Ma è sacrosanta la cosa, ma per come diciamo, si è lavorato intensamente in questi giorni, in questi mesi, veramente cioè, dovremmo essere insomma, alla conclusione, senza aspettare il periodo di Natale, dovremmo farcela prima. L'altra questione che invece altrettanto importante è quella delle politiche attive. Noi su questo stiamo
interloquendo continuamente con il governo regionale, con l'assessore al ramo, c'è già diciamo, una bozza operativa che dovrebbe andare in questi giorni, dovrebbe essere resa licenziata dalla Giunta, che è quella su tre misure di politiche attive che dovrebbero essere attivate immediatamente, che sono su bonus occupazionale, beni culturali, ricongiungimento pensionistico. Queste dovrebbero essere diciamo, operative, perché è chiaro che proprio flash, rifacendomi a quanto alla domanda precedente, è chiaro che nel momento in cui il governo opera tagli drastici al sistema degli ammortizzatori sociali, con il decreto di agosto 2014 di fatto diciamo, si è dato un colpo forte al sistema degli ammortizzatori sociali, e contestualmente non si mettono in campo politiche serie di ricollocazione dei lavoratori, noi dobbiamo fare in modo che quello che si diceva prima, che abbiamo proposto come Alleanza per la Povertà, un reddito di inclusione sociale legato alle possibilità di ricollocazione, ci permettono di gestire una situazione oggettivamente difficile. Grazie al telespettatore, però volevo dire una cosa molto importante, poi anche con Biondo. Ecco, ma sta accadendo, spesso, non so se ogni tanto mi seguite, dico che bisogna scendere, piantare le tende nelle piazze, andare davanti alle prefetture. Prima dicevo facciamolo, se poi i sindacati ci seguono in questa battaglia, questa è una cosa che io sono convinto che in nazionale bisogna fare rumore senza violenza, cioè quando dico piantare le tende, è successo in Spagna, è successo in Argentina, è successo in tanti posti, dove vai davanti alle prefetture, 30.000 sono quelli che sono già disastrati. I giovani che vanno dai 16 ai 29, che poi esci fuori dal mondo del lavoro perché hai 30, già non hai diritto a niente. Over 30, 40, 50. Ieri c'era un signore, avantiere lì davanti alla cittadella, 61 anni per 350 euro al mese. Cioè vedere una persona di quell'età, con quella dignità, lì ti fa male anche, abbiamo delle immagini, grazie regia, ti fa male anche vedere queste persone che protestano, che stanno lì a rappresentare la speranza di qualcosa, perché poi arrivano a casa, perché poi questa, la cosa dei calabresi e dei meridionali, quella di la dignità, ecco, di non far pesare quello che vivono nelle case. Allora, voglio capire, se questa protesta davanti alle, con l'aiuto della Triade, che è qui in trasmissione, e poi questo palazzo regionale, fatemelo dire, è dispersivo, arrivi lì sotto, nessuno ti vede, potete essere anche 3.000, 4.000, è come se ti guardo dall'alto, nessuno si rende conto che tu sei lì sotto. Se dovesse piovere, lì è un problema per protestare, perché la gente ormai, mi dicono la Digos, i vigili, che ci sono 4-5 manifestazioni al giorno. Ecco, allora, davanti alle prefetture, piantando le tende, senza fare violenza, rispettando l'ordine pubblico, io credo che qualcuno in nazionale si può accorgere di quello che accade in questo territorio, credo di sì, Gravano, poi Biondo, vai, questa protesta seria, perché non si fa? Lo facciamo, No, no, dico, sta avvenendo un po' di distacco tra i sindacati e la gente, comune, perché i giovani non partecipano, per esempio? Intanto mi lasci dire prego. Che la sede del palazzo è molto bella. No, la sede del palazzo anche, è bella. Anche, no, ho detto che è vuoto. Da, c'è lì, quella piazza. Da dignità e prestigio alle istituzioni. Assolutamente sì. Ed è una cosa di cui, a prescindere da chi l'ha fatto, da chi non l'ha fatto, è una sede di dignità. Ma per, assolutamente per, sì. E quindi quando si fanno delle cose positive bisogna anche assolutamente. Dirlo. Noi le prefetture, noi passiamo molto tempo, i nostri dirigenti passano molto tempo davanti alle prefetture con tutte le proteste. Lei ha fatto riferimento ai precari della giustizia, sì, c'erano i nostri sì, dirigenti, sì. I lavoratori i lavoratori degli LSU, che abbiamo difeso e continuiamo a difendere anche in questa finanziaria, rispetto al quale il governo non ha messo gli stanziamenti, gli ammortizzatori sociali. Se non ci fosse stato il sindacato confederale che ha tenuto sul terreno positivo questo dramma, sarebbero alla disperazione. Certo, non è che abbiamo risolto i problemi, ma comunque abbiamo operato una redistribuzione di reddito a favore delle fasce più povere. Però lei è un padre di famiglia. Sì, diciamo così. No,
Però... Allora, come si fa a vivere, perché poi questi devono fare la domanda entro il 19, se non fanno la domanda perdono anche questa possibilità di andare fuori regione, con 350 euro andare fuori regione. Secondo me non è uno schiaffo che hanno dato alla nostra regione, alla nostra politica, anche lo stesso ministro Orlando, non abbiamo avuto, pur rispettando il ministro Orlando, non abbiamo avuto remore, perché quel bando che è stato fatto con criteri rigidi non ha tenuto conto delle diversità di situazioni. E la Calabria c'ha il più grande bacino di precari e il funzionamento della giustizia è fondamentale in una regione come la Calabria, e non si possono mortificare lavoratori né costringerli ad andare fuori. Il fatto della domanda, abbiamo orientato a fare la domanda per non fargli perdere il diritto, ma abbiamo aperto la vertenza con il governo perché si faccia un bando integrativo. Bene, sono tante le telefonate, tanti messaggi, vediamo se riusciamo anche a leggere qualche messaggio. Abbiamo al telefono chi? Pronto? Buon pomeriggio, buonasera anche a chi ci segue Replica dalle 21 Ciao. Alle 23, poi questa puntata sarà caricata anche su YouTube, basta cliccare articolo 21 Lino Polimeni e la data dell'appuntamento di oggi, che è il 13 di novembre. Pronto, chi parla? Ciao Lino, sono Massimo, un ex infermiere della Fondazione Campanella. Prego, le passo la triade, poi parlerà con chi, risponde prima a Biondi, poi. Prego. Volevo chiedere appunto ai segretari cosa intendono fare per noi dopo che siamo stati scippati dal nostro lavoro, dopo che avanziamo sei mesi di stipendi, TFR, una cosa vergognosa, e alla luce della condanna vergognosa che ha subito la Regione Calabria di 81 milioni di euro, quando con 29 milioni di euro si poteva salvare e mandare avanti un centro oncologico di eccellenza che ha sempre dato risposte alla popolazione di Catanzaro e della regione e anche extraregionale. Noi adesso ci ritroviamo senza lavoro, con nulla in mano. Non so cosa dire di questa storia vergognosa, e quindi chiedo ai sindacati se ci appoggiano o meno in questa storia, che è stata davvero vergognosa, Lino. Bene, grazie alla domanda. Partiamo Biondo, vai. Ma la, 81 milioni, la oggi questione... la Gazzetta, esce Regione Incubo Campanella, Scura chiederà al tavolo... In pratica che non gravi sul fondo sanitario questa spesa di 81 milioni, perché va a finire che la pagheranno i cittadini o no? Ma la questione Campanella identifica l'incapacità anche della regione e della Calabria in generale di saper valorizzare quelle cose che, di buono che ci sono all'interno della regione. Il problema va inquadrato comunque all'interno di un sistema sanitario regionale che in questi anni non ha funzionato, e che oggi addirittura anche i dati dell'AGENAS, l'Agenzia Nazionale sulla Sanità, dimostrano che malgrado siano passati 5 anni dal commissariamento del sistema sanitario regionale, non vi sono stati dei miglioramenti. Quindi questo deve far riflettere un po' tutti. Noi sulla sanità ci siamo mobilitati, lo stiamo continuando a fare. A breve abbiamo anche in mente di fare un'iniziativa proprio per porre la questione, perché certamente la questione della sanità richiede anche un pochettino di pace tra le parti per mettere al centro la questione dell'interesse generale della Calabria. Intende Oliverio Scura? La mancanza di colloquio e anche, come dire, di confronto e il rapporto sicuramente non tranquillo crea comunque dei problemi di svolgimento di un processo. Fermo restando che però il commissariamento ha un ruolo tecnico che allo stato è alla luce di quelli che sono i risultati nella riorganizzazione della rete ospedaliera per quanto riguarda l'investimento degli ospedali, la ricostruzione del sistema sanitario regionale anche in un'ottica di valorizzare la Fondazione Campanella è una di quelle che sono poi le strutture che hanno un know-how elevato, è tutto all'interno di un ragionamento che va affrontato. Io intendo anche chiarire un aspetto, cioè distinguiamo i ruoli tra la politica e il sindacato, perché molte volte si fa anche molta confusione. Cioè il sindacato ha un ruolo che è quello di proporre e di denunciare e di
fare le battaglie giuste che noi stiamo anche facendo, perché si parlava di tende in prefettura. Vorrei ricordare che noi abbiamo fatto il blocco a Villa San Giovanni, siamo stati all'aeroporto alla Lamezia e contestualmente abbiamo anche fatto il blocco al porto di Gioia Tauro, per dire che il sindacato in questa regione non è immobile. Però bisogna anche chiarire che chi deve fare le cose poi e chi deve svolgere il mandato politico è la politica, che noi non manchiamo di rintuzzare sulle questioni. Però va detto anche un dato, perché se no noi non facciamo neanche un lavoro di onestà intellettuale. La Calabria ha nel mezzogiorno la Calabria ha il 37% di occupazione e la regione che all'interno del mezzogiorno, già disastrato dal punto di vista occupazionale, è la peggiore di tutti. E questo dato viene inquadrato anche in un periodo storico particolare che sta vivendo il Paese. Quindi pensare che la situazione calabrese si possa risolvere solo in Calabria, io credo che non facciamo un mestiere, come dire, non trasmettiamo il giusto messaggio. Ci sono delle responsabilità che sono del governo regionale attuale, e noi stiamo sostenendo che deve fare, ma innanzitutto deve fare ordine alla macchina amministrativa regionale. Si è parlato di riorganizzazione delle società in house per mettere a punto anche una strategia di riduzione della spesa pubblica regionale per destinarla magari al sociale, organizzare la macchina amministrativa regionale anche in un'ottica di creare riferimenti normativi su alcuni temi che da parecchi anni sono fermi. La questione del piano regionale dei trasporti, la questione dei rifiuti e della tutela ambientale, la questione degli appalti pubblici all'interno di questa regione, e poi creare un messaggio di chiarezza e trasparenza verso i lavoratori. Però il punto qual è? Il lavoro lo creano le imprese. Io le chiedo, e le imprese in Calabria, il sistema di imprese in Calabria è piccolo, micro, e sono poche le realtà grandi industriali. E le imprese, gli investimenti privati arrivano in questa regione se si creano delle condizioni di contesto favorevoli. Allora è chiaro che qui la chiamata in causa è del governo, perché quale interesse ha un'azienda a parità di condizione fiscale, economica e finanziaria di venire a investire in regione, in una regione disastrata dal punto di vista infrastrutturale e ha un gap competitivo con il resto del paese enorme, quando ha le stesse condizioni può investire a Bolzano. Quindi è chiaro che ci sono delle cose che deve fare la regione e sulle quali noi abbiamo avanzato delle proposte con il piano e il patto per la Calabria. Quando sentiamo Renzi che dice facciamo il ponte sullo Stretto, si diventa uno schiaffo. In un altro periodo storico avrebbe avuto un senso. Oggi ci sono delle priorità che invece devono essere... A Messina sono andato zero, addirittura questa cosa e quindi cosa dico io? Noi stiamo ragionando anche di fare un'iniziativa invitare la deputazione parlamentare calabrese, perché la responsabilità è di tutti. Non la vedo questa deputazione calabrese in giro. Sulla legge di stabilità, sulla legge di stabilità, perché ci sono alcuni aspetti che vanno puntualizzati e che non può essere solamente il sindacato. Io da quanto parte, almeno parte bene, vedo che non si ferma. Io volevo dire questo, mando la pubblicità e poi continuiamo. Io la deputazione nazionale, mai come questa legislatura, è assente in questa regione. Credo che siete d'accordo, perché tolto ogni tanto si vede il sottosegretario Minniti che è presente in qualche tavolo alle prefetture, il resto mi pare che veramente ogni tanto Enza Bruno Bossio, il segretario regionale del Partito Democratico, tolte queste poche persone, anche c'è qualche altro deputato che si vede, ma pochi, di fronte, non so, 32 sono? Io, Gravano, mi conferma o... Guardi, il mio punto di vista è che nel sistema di potere nazionale hanno un'influenza diciamo non rilevantissima, anche per il peso della regione. Certo. Poi dal mio punto di vista sia quelli di centro che quelli di destra e di sinistra hanno un deficit di comunicazione anche delle cose che fanno. Però molti si aspettano di più. Bene, pubblicità, torniamo subito dopo, così offro un caffè Guglielmo, se non mi dispiace. Ah!
Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone, consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio, tutti i giorni, anche la domenica, www.expertcarbone.com. Heaven must have sent you. Eccomi qua di nuovo, ciao Guerino, come stai? Beh, so che ci vuoi parlare di un'amica. Non so se è un'amica, intanto tu sei un amico, parlami dell'amica allora. Sì, è un'amica molto particolare, in pratica si tratta proprio della rata amica. Ah, è una rata amica, quindi una rata amica legata a un salotto. Certo, abbiamo la possibilità questo mese di dare a tutti i nostri clienti l'acquisto di un divano a tasso zero, con nessuna spesa di avvio pratica, nessun costo aggiuntivo, quindi un vero e puro tasso zero. Un regalo, come sempre, per quelli che conoscono mai divani Benatuzzi alla Mezza Terme e a Rende. Quindi una buona occasione anche nel mese di novembre, ma una partenza straordinaria. Certo, questo mese offriamo anche un divano molto particolare, che è il divano Diesis, un divano che si può avere sia nella versione in pelle che nella versione in tessuto, anche la possibilità di un box contenitore e di un letto all'interno con delle testate regolabili e un profilo a contrasto. Il cliente può scegliere ovviamente tutti i colori della nostra mazzetta e la possibilità anche di avere il divano nella versione antimacchia, cioè utilizzare il solito smacchiatore per poter pulire sia il pellame che il tessuto. Quindi un prodotto che all'interno monta un letto completamente ortopedico, quindi ipoallergenico, e dà la possibilità al cliente di riposare tranquillamente. Beh, parliamo sempre di salotti di classe. Certo, sono divani di una certa qualità, ormai lo sappiamo, tu sei il nostro testimonial, diamo la possibilità al cliente di variare nei nostri prodotti, dai divani a letto, divani trasformabili, divani con meccanismi motion, soft touch di ultima generazione, divani con impianto surround, ormai conosci bene il nostro prodotto, sempre al top. Bene, vi aspettiamo, buona la prima. L'hai amato. Coccolato. Pensavi sarebbe stato per sempre. Ma da oggi puoi innamorarti di un nuovo divano grazie all'esclusiva formula Rata Amica. A partire da 50 euro al mese, con finanziamento a tasso zero e senza costi aggiuntivi. Divani e divani by Natuzzi. Entra nella City Spa dell'Hotel Guglielmo. Regalati la raffinata bellezza che nasce dal profondo del tuo essere. Anche tu hai il diritto di viziarti.
Info 0961 74 19 22 347 56 59 597 www.hotelguglielmo.it. Bene, ripartiamo di nuovo in diretta con Articolo 21, ospite Paolo Tremonti, segretario regionale della CISL Calabria, Santo Biondo, segretario regionale della UIL Calabria e Michele Gravano, segretario regionale della CGL Calabria. Grazie ancora, insieme possiamo anche dare un quadro completo della situazione, ma credo che bisogna rispondere in merito alla campanella. Gravano, prego. Sì, no, nel senso che noi siamo stati, siamo e saremo sempre a fianco dei lavoratori della campanella, anche in una vertenza complessa e difficile come è stata. Ma bisogna partire dal dato che la vicenda di oggi è figlio di una gestione che ha accumulato debiti incredibili con un contenzioso indeterminato e indefinito, per cui ci si può aspettare anche altre situazioni anomale e rispetto al quale prevaleva una certa attività finanziaria rispetto all'esigenza di sicurezza. La scelta purtroppo che siamo stati costretti a fare di fronte a questo enorme debito è stata quella di garantire assistenza potenziando gli ospedali pubblici e garantire i lavoratori attraverso il loro reimpiego. La vicenda, la Fondazione Campanella è una brutta pagina per chi l'ha gestita. Perché una brutta pagina perché? Perché è stata fatta una montagna di debiti. Chi li ha fatti? Quelli che hanno gestito. Ma si possono avere nomi e cognomi di chi ha gestito questi debiti? Non perché? È riferito a una sola gestione. No, perché sono le spiego, essendo che lei sta dicendo queste cose, da casa vogliono sapere chi sono i responsabili del disastro. Sono quelli che hanno gestito, poi basta andare a vedere. Ma anche l'ultima, non credo Fazzari. Fazzari è stato quello che in qualche maniera... L'ultima, insomma... Quelli poi, che ci sono stati negli ultimi... Gli ultimi anni, perché è una montagna di debiti che è stata accumulata. Gli purtroppo ultimi 5 anni? Di più, però è una pagina brutta. Cattiva gestione e di cattiva utilizzazione anche delle risorse pubbliche, di cui le vittime sono stati gli ammalati e i lavoratori. Il nostro problema è stato... E chi paga? Adesso ci pensa anche la magistratura. La magistratura in questo caso. La questione è che la nostra preoccupazione di fronte ad una crisi che si era attorcigliata è stata quella comunque di garantire la continuità dell'assistenza medica negli ospedali pubblici e con tutte le difficoltà, anche se in maniera parziale, considerando il fatto che i lavoratori erano stati licenziati, di garantire una loro continuità lavorativa che ovviamente va ulteriormente rafforzata e migliorata nei luoghi pubblici. Ma siamo stati costretti a fare i conti con una situazione veramente pesante e oltre ogni limite. Addirittura. Certo che questa cosa... Ma diciamo che, non lo si diceva prima, la Calabria ha varie criticità. Bisogna lavorare in una duplice direzione, se no non se ne esce. Si affrontano le criticità, questa di cui parlavamo, diciamo, ovviamente è una delle principali della Fondazione. E contestualmente bisogna lavorare per dare una prospettiva a questa regione, cioè se non governiamo le emergenze, insieme mettiamo in campo azioni per il rilancio di questa regione, noi non riusciremo, saremo sempre in un collo di bottiglia. Sulla sanità bisogna mettere un punto di chiarezza, cioè è assurdo che continuiamo in anni ed anni di commissariamento e la situazione anziché migliorare continua a peggiorare, cioè siamo in presenza di una condizione veramente drammatica, cioè i cittadini calabresi sono la regione più povera d'Italia, come la Calabria, pagano, i cui cittadini pagano le tasse più alte anche in virtù del fatto delle addizionali che ci sono state. Dice il
quotidiano, la regione dopo 5 anni di commissariamento resta al penultimo posto. Perché ci sono, noi paghiamo in termini per il piano di rientro, come regione sottoposta al piano di rientro, siamo sottoposti ad una tassazione maggiore delle altre regioni per avere una sanità che non è efficiente, anzi aumenta l'emigrazione sanitaria verso le altre regioni, quindi al danno la beffa. Adesso nell'ultima legge, nella attuale legge di stabilità che sta passando diciamo al vaglio del Parlamento, c'è un'altra mannaia, cioè che le regioni non possono aumentare la tassazione se non quelle regioni che sono sottoposte a piano di rientro sanitario. Teoricamente la Calabria può ulteriormente aumentare. A questo noi ci opporremo, se ciò dovesse essere, con tutte le nostre forze, perché sarebbe una cosa veramente iniqua. Noi non abbiamo un servizio sanitario che guardi all'emergenza urgenza, che guardi alla medicina territoriale. In questi anni sulla medicina territoriale non si è fatta nulla, su che guardi ai nuovi ospedali e quindi diciamo ad una rete ospedaliera efficiente, che dia le risposte alle tante professionalità che sono presenti. E poi paghiamo anche diciamo in termini di tassazione esorbitante rispetto alle altre regioni. Su questo noi riteniamo che sia venuto il momento di mettere un punto di chiarezza, vedere se ci sono le condizioni perché persista un regime di commissariamento, oppure non si vada gradualmente ad un regime ordinario, ad una gestione ordinaria della sanità, sapendo qual è il budget assegnato alla nostra regione e su quello poi regolarsi. Allora, intanto questa è la prima di una lunga serie che spero che tutte e tre insieme daremo risposte alla Calabria. Intanto ricordiamo che il numero che vedete è sovraimpressione, siamo talmente arretrati, lo dico ai sindacati, perché noi ci siamo trasferiti come studio televisivo di Articolo 21 da Piazza Duomo a questa sede. Bene, la Telecom ci chiede 35 giorni per il traslogo delle nostre linee e su fibra ottica, anche delle nostre linee internet e telefoniche. Bene, 35 giorni, credo che se fosse accaduto a Milano o a Genova, a Torino, io credo che un'impresa andrebbe lì con i fucili a dire: ma non è possibile, io devo lavorare. Noi abbiamo la linea in questo momento, grazie ad altri sistemi colleghiamo le nostre linee telefoniche, però è un disagio per un'impresa. Come può andare avanti la Calabria se il disastro delle strade, gli aeroporti non funzionano, i treni sono quelli che sono, la stazione di Lamezia Terme blocca le ore 21, cioè vediamo questo isolamento totale che c'è dal governo nazionale. E due giorni fa Renzi dice: l'Italia esce dalla crisi. Ma da quale crisi stiamo uscendo? Perché io non mi rendo conto, e lo chiedo ai sindacati in merito a tutto questo, per dirvi che il numero che vedete in sovraimpressione è il 393-7728-223, potete mandare WhatsApp, SMS, chiamare per farvi richiamare in diretta, quindi anche un WhatsApp, mi chiamate, voglio partecipare in diretta. Questa puntata sarà caricata dopo le 21.30 anche su YouTube, basta cliccare Articolo 21 Lino Polimeni, così tanti amici in Italia e all'estero potranno seguire anche la puntata. Pronto, chi è in linea? Buonasera. Buonasera, lei da dove chiama? Chiamo da Crotone. Buonasera, lei è tutto a Crotone, prego. Allora, volevo dire ai signori sindacati, specialmente alla CGIL e alla CISL, noi siamo quelli della mobilità in deroga. Praticamente il 20 di ottobre eravamo alla Cittadella, c'era solo la UIL, cioè fatemi capire per quale motivo la CGL e la CISL non c'erano. E poi dopo 4-5 mesi ci danno un mese, 300-400 euro, che dobbiamo fare? Grazie, arrivederci. Grazie, partiamo perché non avevate comunicato, la UIL era presente, mancava. Ecco, in questo caso, ecco, arrivano dei messaggi, per esempio alcuni, così leghiamo questo discorso, alcuni hanno detto che per quanto riguarda i precari della giustizia sembra che ci sia la CGL ma manca la CISL e la UIL. Vi leggo i messaggi che sono arrivati, chiedo scusa, eccoli qua in diretta, stanno già scrivendo un attimino che vediamo cosa dice in merito, ecco qua. Ma, ecco. Ciao Polimeni, puoi chiedere ai segretari CISL e UIL il perché sono assenti per la causa dei 670 dirigenti della giustizia, punto di domanda. Grazie Maurizio da Catanzaro. Ecco, dico, questo è un caso come tanti altri. O si cammina uniti in questa battaglia verso un sistema che sta scoppiando? Allora, è chiaro che diciamo sui tavoli praticamente sempre, non può essere diversamente,
c'è una convergenza unitaria da parte di CGIL e CISL e GUIL sia sulla vertenza degli ammortizzatori sociali come anche quelle che stiamo affrontando in questi giorni a partire da Gioia Tauro. Poi è chiaro che nelle modalità organizzative a volte si diverge, ma sugli obiettivi mi pare che non ci sia stata, almeno per quanto riguarda questo tipo di vertenze, mai una posizione divergente, né potrebbe essere diversamente vista la gravità delle situazioni che andiamo ad affrontare. E questa degli ammortizzatori e questa del precariato ovviamente sono delle priorità, quindi non c'è da parte nostra nessuna volontà di non seguire, e non sarebbe assurdo, e né di differenziarci a tutti i costi. È chiaro che a volte l'organizzazione, le modalità organizzative possono essere diverse, ma alla fine anche alle decisioni che sono state prese subito dopo gli incontri che abbiamo avuto, mi riferisco agli ammortizzatori sociali, si è andati di pari passo. Quindi vorrei dire una cosa su questo, non c'è nessuna di questa trasmissione, dico perché c'è la CGIL, la CISL e la UIL. Ad articolo 21 di 6 o 7 anni fa avete dichiarato lo sciopero generale ad articolo 21, cioè avete detto insieme domani tale giorno si scende in piazza e si sciopera. Questo era avvenuto ad articolo 21, c'era la CISL, adesso c'era Sbarra, quel periodo con i sindacati regionali. Sentiamo un'altra telefonata e poi Biondo. Pronto? Sì, buonasera, sono Nicola Mercurio, telefono da Catanzaro. Buonasera, dottore Polemeno, a lei e ai presenti. Prego. Senti, io vorrei porre alla triade dei sindacati un quesito, cioè garanzia giovani, in realtà è valevole fino a 29 anni. Io ho un figlio che ha 32 anni, ho fatto un colloquio con un'azienda che stava aprendo a Catanzaro. Fatto il colloquio, superato il colloquio, praticamente gli hanno chiesto di preparare i documenti, la documentazione per l'assunzione. Nel frattempo è uscita garanzia giovani. Garanzia giovani hanno telefonato, purtroppo hanno detto l'assunzione in quanto loro hanno preso quelli che in realtà a loro non costano niente perché pagano lo Stato. Allora, il quesito che pongo ai sindacati è giusto che un ragazzo di 32 anni venga penalizzato a favore di chi ha 29 anni? E perché non hanno fatto la legge per i disoccupati almeno fino a 35 anni? Comunque io condivido l'assunzione per tutti, anche fino a 60 anni. Ma in realtà... Ma lasciare fuori quelli di 35 anni mi sembra assurdo. Io mi è rimasto fuori da questa... Sono d'accordo, siamo d'accordo. Fatto a livello nazionale. Siamo d'accordo perché, lo ripetiamo in tutte le piazze, non è possibile che tu a 29, 30 sei fuori, 31 sei fuori, ma ci sono ragazze che stanno a casa fino a 40 anni, sono a casa e ci stanno guardando. Com'è possibile che il governo nazionale non si rende conto che si taglia fuori una fascia di gente che tra lo studio e la disoccupazione è a casa a 30, 32, 33 anni? Ripartiamo da Bio... Prego. Dottore, addirittura vengono penalizzati questi perché a parità di meriti prendono quelli dei 29 anni, anzi le dico di più, anche a inferiorità intellettuale vengono premiati quelli dei 29 anni. Grazie. Io chiedo ai sindacati, sì. Ma loro si sono opposti a questo obbrobrio di legge, stanno facendo qualcosa per i giovani di 30 anni, 32, 33, 35 anni. Grazie, partiamo da Biondo. Vai. Allora, come dicevo, veloce, un po' più di sintesi. Allora, come dicevo prima, garanzia giovani per noi è solo una piccola parte di quello che deve essere un piano per il lavoro, per garantire la più alta possibilità di rioccupabilità di chi perde lavoro e di chi il lavoro è in cerca di nuovo lavoro. Noi ci siamo opposti perché l'opposizione che il governo nazionale ha fatto al Jobs Act e andava anche rispetto alla riforma degli ammortizzatori sociali in deroga, perché questa riforma parte da un presupposto che c'è un paese uguale, cosa che di fatto non è, c'è un paese, il nord, che è ripartito e un mezzogiorno che non riesce ad agganciarsi alla ripartenza. La riforma degli ammortizzatori sociali è uno dei temi che noi abbiamo dibattuto a livello nazionale, è stato uno dei motivi che noi abbiamo scontrato, si è cercato di far vedere che il sindacato si opponeva all'articolo 18, ma era una parte, l'altra parte era proprio la riforma degli ammortizzatori sociali in deroga, perché l'ammortizzatore prevede una stessa durata di tempo per chi perde il lavoro in Calabria e chi lo perde a Bolzano, quando è ovvio che
chi perde il lavoro in Calabria ha un ha maggior tempo per rioccuparsi. Biondo, le faccio una domanda e la interrompo e le chiedo scusa, e vale per tutti. Ma voi sapete che Expo 2015 assumevano solamente persone che arrivavano dalla Lombardia, con le agenzie della Lombardia, e obbligavano le regioni anche nei loro padiglioni a prendere personale esclusivamente lombardo? Questa non è una forma di razzismo nei confronti delle altre regioni? Come mai lì hanno trovato, hanno fatto rete tutti quanti, nessuno si è opposto di fronte a 20.000, 30.000, 40.000, non so quanti sono stati i ragazzi che lavorano, erano tutti lombardi, le agenzie e la regione pagava a questi ragazzi che facevano poi da hostess, da segretario, la security, era tutto legato. Pensi che la regione non si poteva portare il personale lì perché non era, poteva arrivare solo un dirigente? Ecco, questa cosa non è un qualcosa che... Ma lei ha fatto esempio di un grande evento che ha mosso un grande indotto. In Calabria mancano questi momenti, sì. Cioè, nel senso, noi ancora non siamo riusciti a focalizzare il fatto che il lavoro non lo crea il decreto legge o la legge, e anche il dato Istat sulle cioè io mi legavo la disoccupazione alta della Calabria per aiutare i ragazzi per poter creare lavoro in Calabria oggi alle condizioni date, lo strumento è o rafforzare il sistema di impresa in Calabria allo stato attuale, o creare le condizioni perché arrivino investimenti privati in Calabria. Questo può avvenire solo attraverso investimenti pubblici che rendono il territorio più competitivo. Se noi non si parte da questo, aspetto, cioè di creare occupazione attraverso le occasioni di lavoro che in Calabria mancano, ebbene noi rischiamo di fare un ragionamento che si limita, e secondo me, all'ammortizzatore, alla politica passiva, che in questo momento va sicuramente sostenuto, perché ci sono parecchie persone che vivono una condizione di povertà assolutamente. Guardi, è vero che noi abbiamo avanzato insieme all'alleanza con la povertà, mi hanno mandato uno sfratto in questo momento, uno sfratto mi ha mandato una signora, qui si sta parlando, stanno buttando di casa me e la mia famiglia, qua c'è uno sfratto, l'hanno mandato in diretta perché oggi i sistemi ce lo permettono, con i WhatsApp ti mandano la foto. Questo è uno sfratto di una famiglia che chiedo ai sindacati, persone come me che hanno più nessun reddito per vivere e aspettano che venga data una risposta a un lavoro. Ecco, questa è una fotografia della situazione che avviene, che di fronte alla Calabria, che c'è questa dignità delle famiglie che nascondono tutto, di fronte alla povertà che hanno in casa per un fatto di dignità, poi alla fine scoppia il caso. E allora il punto qual è? Noi dobbiamo scindere l'assistenza dal lavoro, e tutti e due i momenti sono complementari, nessuno preclude l'altro. Infatti sull'assistenza noi come organizzazioni sindacali abbiamo presentato la nostra proposta di alleanza contro la povertà insieme alle ACLI e al mondo dell'associazionismo, perché riteniamo che sia necessario in Calabria uno strumento di accompagnamento alla fuoriuscita alla fuoriuscita della condizione di povertà. Ma contestualmente, per superare e garantire la svolta a questa regione, bisogna parlare di occupazione, e l'occupazione si crea attraverso gli investimenti. Vi chiederò della regione Tramonte, poi una risposta flash alla sacrosanta proprio flash rispetto alla sacrosanta domanda che faceva il telespettatore poco fa su Garanzia Giovani. E purtroppo noi ci troviamo a scontrarci con la rigidità di queste normative, soprattutto comunitarie, con riferimento a questo limite di età, che soprattutto in regioni come le nostre non ha alcuna ragione di essere per le motivazioni di cui si parlava prima. Per questi motivi abbiamo chiesto che nelle misure di politiche attive che la Regione Calabria si accinge ad emanare su nostra pressante richiesta per favorire la ricollocazione produttiva dei lavoratori, si metta in campo una misura specifica sul modello di Garanzia Giovani, ovviamente esulando dall'età, dal vincolo dell'età. Questo ci consentirebbe di recuperare tanti giovani che oggi vengono esclusi e che allo stesso tempo, come dire, potrebbe essere un utilizzo proficuo delle risorse anche comunitarie. Prima di passare alla telefonata che arriva, da dove chiama lei, scusi? Buonasera. Pronto? Buonasera, sono Franco da Corigliano Calabro, dalla piana di Sibari. Rimanga in linea Franco da Corigliano Calabro, dalla piana di Sibari. Michele Gravano, ci sia. Prego. Su l'Expo, dai dati che io non... Non è così. Non è così. Perché? Anzi. Però non ho un dato io di lavoratori calabresi che sono andati. Moltissimi meridionali, molti giovani meridionali. Non calabresi. Compreso anche calabresi.
li abbiamo visti lì. Domanda però, mi scusi Caravano. No, mi faccio finire. Sono state parte fondamentale. Sì. Semmai il rammarico che per fare un'esperienza di grande livello siano dovute andare lì. Ma in ogni caso ho visto che molti di questi giovani di grande qualità e quindi di grande formazione. Ma lei parla della costruzione forse dell'Expo? No, della gestione. Della gestione e anche della fase che si sta costruendo adesso della ricollocazione di tutti questi. Però dal dato che ho io, Gravano, ma non è una polemica, solo un dato. Che ci sia il tentativo della Lega di chiudere le possibilità meridionali, Siamo stati lì per 3 giorni e nei padiglioni della Calabria non c'era nessun calabrese, quindi ho chiesto a queste agenzie chi sono. Ma parlo complessivamente tutti i padiglioni. Perfetto. Per quanto riguarda l'età, ho risposto perché sui giovani, garanzie giovani, ha pesato il vincolo europeo. Ma il nostro orientamento è quello di allargare a 32-35. Poi è evidente, anche a 35 ci può essere chi rimane escluso. Però ampliamo la platea. Allarghiamo la platea. È una guerra. Sentiamo Corigliano, Piana di Sibari. Franco? Sì. Come stai, saluto Franco? Saluto a tutti i segretari regionali, a lei personalmente, che dà la possibilità con questa nobilissima trasmissione a metterci in comunicazione l'uno con l'altro. Prego. Allora io voglio fare questa precisazione. Parlando di un sussidio per i più poveri, mi viene in mente negli anni 55 quando si dava un tesserino per mangiare alla mensa dei poveri all'epoca. Oggi mi pare che questo progresso sindacale ci sta riportando nuovamente a darci un sussidio per mantenimento della pancia. Allora dico, carissimi sindacalisti regionali, noi abbiamo tanto da fare e che secondo me sarebbe molto più proficuo farli lavorare 3-4 ore al giorno. Prendi caso, forse qualcuno di voi sindacalisti giovani non vi ricordate i cantonieri stradali quando sboccavano dalle conette l'acqua per evitare l'acqua plano? No, nei vari comuni c'è bisogno di manutenzione, c'è bisogno di farli lavorare per farli diventare dignitoso i lavoratori con 400 euro, anche se fanno 2 ore, 3 ore. Non è un sussidio di mantenimento e di colpirlo ancora la morale di questa gente che è povero. Allora incominciate un po' a svuotarvi il cervello, come all'epoca mi ricordo di Vittorio quando dormiva sulla paglia in mezzo ai lavoratori dove dovevano lavorare e conquistare. Oggi c'è un appiattimento da parte vostra come sindacato. C'è questo appiattimento, Gravano, c'è questo appiattimento? La TARI che non arrivano a fine mese, alla quarta settimana, facciamolo finire. Franco! No, noi vogliamo far pagare la spazzatura in base a ciò che si produce e non in base ai metri quadri, soprattutto per questa gente povera che non arriva 400-500 euro al mese alla quarta settimana. Carissimi sindacalisti, io sono più grande sicuramente di età, ma ho vissuto nel mondo delle lotte dal 68 con lo statuto dei lavoratori che oggi l'avete mandato all'astrico. Avete fatto abrogare l'articolo 18 dove quello era l'articolo che era per la dignità dei lavoratori, oggi non esiste più. Avete fatto approvare il John Tax per quanto riguarda lo scambio Obama-Renzi e tutto tace. Vi dovete risvegliare, ormai c'ho i miei 70 anni, ho fatto le mie battaglie nel passato. Vi dovete risvegliare, dovete rinascere con le nuove lotte, ma non lotte moderne con il mitra, le lotte di classe, portare la gente sulle strade, sulle piazze, a dimenticare i propri diritti. Se avete fatto dimenticare queste fasi qua, io vi posso dire qualche cosa, che da quando sono uscito, sono andato in pensione, non si sono più bloccati i trasporti pubblici in Calabria, ma all'epoca ho fatto il primo integrativo regionale. Non voglio essere nei particolari chi sono e chi non sono. Dal 92 ad oggi, perché sono uscito da un sindacato, perché mancava la democrazia. Allora a quel punto la lotta non si fa più. Risvegliatevi, portate la gente in piazza, perché ha voglia di lottare contro questo burocrati che ci sono, di politici incapaci addirittura di gestire la cosa pubblica. Mi rendo conto, per esempio, ciò che sta succedendo con la legge che si sono fatti i politici con la riscossione, con le agenzie di riscossione. Una volta era la mafia che obbligava a pagare il pizzo, oggi sono gli uffici pubblici che mettono
una tassa, la devi pagare, e se non paghi arriva il fermo amministrativo. Franco, Franco, svegliatevi, Franco, perché questi sono i diritti che mancano alla gente, lo dovete capeggiare voi come sindacati. Franco, dimmi, Franco, dimmi, ascoltami, dimmi, ascoltami, questa è una trasmissione libera, lo sanno i sindacati, anzi, a maggior ragione, mi piace il tuo fervore, mi piace questa battaglia che continua ad esserci dentro di te, e il fatto di invitare i sindacati ad essere più incisivi con la piazza. Poco fa all'inizio della trasmissione abbiamo parlato di piazzare le tende in piazza Gravano. Lascio in linea Franco per un rapporto di dialogo anche tra di voi, anche per capire quello che sta dicendo, se non è d'accordo lo può anche ribadire. Certo, accetto, come, fammi sentire, grazie. Per la verità noi soffriamo di insonnia, non è che dormiamo. Detto questo, Franco, sulla parte del reddito, è evidente che l'intervento che noi pensiamo per l'intervento sulla povertà assoluta non esclude la nostra battaglia per il lavoro, che è quello il punto fondamentale, come aumentare il lavoro, cosa che cerchiamo di fare con tutte le difficoltà della crisi che abbiamo. Ma quello che chiedo a Franco è di capire che nella nostra società ci sono famiglie povere, degradate, che a volte non possono nemmeno lavorare, e noi abbiamo il dovere di aiutarle a mantenere un limite, un livello di vita dignitoso. Poi nelle famiglie dove c'è anche il problema del lavoro, oltre a quello dell'assistenza, dobbiamo intervenire su questo. Ma questa è una misura che prescinde dalla possibilità di lavoro, perché se esce il lavoro, forse per queste famiglie non c'è possibilità. Purtroppo è la trasformazione della società che ha fatto cambiare anche le fasce della povertà. Per quanto riguarda lo statuto dei diritti lavoratori, adesso parlo per la mia organizzazione, ovviamente noi abbiamo contrastato le misure del governo Renzi, purtroppo il Parlamento e molti parlamentari calabresi hanno votato quelle misure che noi abbiamo contrastato piazza. Quindi la domanda non dovrebbe essere rivolta a voi, ma ai parlamentari. Ai parlamentari, Franco, che hanno votato. Sì, ho capito. Era l'organizzazione in se stessa, perché dicono sempre dal dopoguerra che il sindacato è unitario, ma non l'ho mai visto unitariamente, perché ognuno di loro, secondo chi governa, alza la cresta, nel senso, l'unità sindacale è stata sempre dimenticata, ma ogni volta che si andava al tavolo per discutere un qualche cosa, quello diceva sì, quello diceva no, e non me lo possono smentire, perché sono disponibile anche a venire qua a fare un dibattito in diretta per quanto riguardano i problemi. Io ripeto nuovamente, carissimi amici CGL, CISL e GUIL, risvegliatevi, perché la crisi che c'è oggi non è stato voluto dalla povera gente, ma è stato quando io percepivo 2 milioni al mese di stipendio e me l'hanno portato a 1000 euro, però le banane con 2 milioni li pagavo 1000 lire al chilo, con l'euro mi sono costato 2 euro e si è dimezzato il potere d'acquisto. Ma su questo non ho visto fare nessuna lotta sul territorio a livello nazionale, non ho visto fare nessuna lotta, tutto tace e tutto conferma. La politica della povertà, amici miei sindacalisti, è incominciata non da oggi, ma dall'86, da quando hanno mirato a per portare i fondi speciali degli elettrici, dei trasporti, eccetera, eccetera, nel fondo INPS, ridurre il valore del 2,5% del calcolo della pensione, l'hanno portato al 2% come fondo INPS. E allora qui i sindacati si sente che ho capito che lei gli sto dando un po' di fastidio. Franco, scusa, ha capito che forse non era d'accordo, ha fatto una smorfia. Un attimo, Franco! Fermati! È un fiume in piena, Franco, fermati! Gravano, volevi rispondere, perché forse ha visto che lei ha fatto una smorfia e pensa che ce l'ha con lui. No, nel senso che, avendo fatto riferimento al fondo pensione dell'Enel, ovviamente il trattamento del lavoratore dell'Enel era di ulteriore maggior favore rispetto alle condizioni generali del mondo del lavoro.
E siccome noi ci battiamo per l'eguaglianza e l'equità, allora fu portata al 2% perché era il valore di riferimento, che oggi vogliono mettere in discussione. Perfetto, un attimo, ci dobbiamo fermare perché c'ho, come si dice, tassativamente... Franco, ho la pubblicità, mi tagliano! Il loro calcolo, Franco, hanno una formula matematica maggiore. Franco, mi tagliano, c'è la pubblicità, io vivo di pubblicità, noi andiamo in onda e tu hai la libertà, grazie alle aziende, a dopo! Sporticolare, tutto per lo sport ed il tempo libero. Sporticolare è articoli sportivi, attrezzature, abbigliamento per ogni tipo di sport, dallo sci al calcio, dal basket al nuoto e non solo. Da sempre selezioniamo per la nostra clientela prodotti innovativi e di qualità. Un tuo amico compie gli anni e ti sei ricordato del regalo all'ultimo minuto? Vieni da Sporticolare, potrai trovare tanti articoli pensati per ogni tipo di passione sportiva. Sporticolare, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ti aspettiamo a Soverato, Corso Umberto I 164 e Catanzaro, Corso Mazzini. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. Auto Global da oggi è centro MyGlass, network italiano, leader per la cura dei cristalli, sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli commerciali e autobus. Inoltre è convenzionato con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, non pagherai nessuna franchigia o differenza di massimale. Ma non finisce qui. Per ogni sostituzione e riparazione cristalli, riceverai spazzole Tergicristallo in omaggio per tutto l'anno. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta offrendo tanti servizi. Oscuramento vetri, lucidatura fari, carrozzeria, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Un team di professionisti specializzati sarà in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità. Competenza e impegno, il nostro punto di forza. I centri Auto Global si trovano a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e a Sellia Marina, Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it. MAPEI Calabro Parati. MAPEI, azienda leader dei prodotti tecnici per l'edilizia. 7.500 dipendenti, più di 1.400 prodotti. Partner dei tecnici nelle progettazioni e assistenza in cantiere con professionisti specializzati. Tutta la documentazione dei prodotti con le relative schede tecniche è reperibile online sul sito. MAPEI contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali alla realizzazione di piccoli e grandi progetti per l'edilizia, rappresentando l'eccellenza italiana nel mondo. MAPEI, in collaborazione con Calabro Parati di Catanzaro, soddisfa tutte le vostre esigenze, avendo a disposizione tutta la straordinaria linea MAPEI ed un sofisticato sistema tintometrico capace di realizzare e riprodurre anche nel tempo qualsiasi colore. Calabro Parati, Viale Magna Grecia 60, Santa Maria di Catanzaro, info 0961 63 324, email info@calabroparati.com. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo.
Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Ok. Ma è il Maxi Smart TV 50 pollici Samsung con Slim Design e Wi-Fi integrato. Da Expert, attivando la nuovissima carta fedeltà My Expert, puoi averlo con il doppio sconto di 200 euro a soli 599 euro, anche a tasso zero. TAN fisso e TAG zero, zero spese, salvo approvazione della finanziaria. Offerte valide dal 5 al 22 novembre 2015 nei negozi Expert aderenti. Info e dettagli disponibili sul sito expertonline.it. È nata My Expert. Entra in un mondo di vantaggi esclusivi pensati per te. My Expert. Gli esperti siamo noi. Ritorniamo in diretta e devo dire la verità, come sempre quando ci sono gli ospiti ad Articolo 21, spesso ci mangiamo una puntata intera da soli con le telefonate, con i messaggi, con i servizi che facciamo. Quando abbiamo tre sindacati importanti come questi è normale che il tempo vola. Ci rimangono 12-13 minuti per discutere, abbiamo messaggi, telefonate. Ecco, a proposito del problema, intanto rispondiamo perché eravamo rimasti bloccati, dopo Gravano voleva rispondere Tramonti e poi Biondo, in merito anche a questo problema che abbiamo discusso prima. Sì, intanto diciamo le questioni che sollevava il telespettatore, cioè noi bisogna partire da una considerazione, io parlo per la mia organizzazione, ma diciamo ognuno. Siamo ideologicamente contrari a misure diciamo, di sostegno passive per quanto riguarda appunto il sostegno al reddito, però in una regione come la Calabria, in una condizione che vive una larga parte della popolazione che veramente vive in condizioni di assoluta indigenza, e non ce lo deve dire l'Istat o la Svimez perché noi queste cose le viviamo quotidianamente, non si può non ricorrere a misure straordinarie. Ed il RAIS, quello che diciamo abbiamo, il reddito di inclusione sociale che come Alleanza contro la povertà abbiamo messo in campo, va proprio nella direzione di favorire processi di ricollocazione, di inserimento lavorativo, cioè il godimento del sostegno per quanto riguarda il reddito, appunto il RAIS, è legato alla partecipazione a questi processi di riqualificazione e si perde nel momento in cui ci si dovesse rifiutare. È ovvio che proprio per questi motivi l'obiettivo in ogni caso è quello di portare tutte le persone ad avere una condizione di vita accettabile attraverso il lavoro, per cui in questo momento diamo una risposta ed è quello per cui ci stiamo battendo, soprattutto in una fase in cui sugli ammortizzatori sociali lo stiamo dicendo, pagamenti che non avvengono, pagamenti che avvengono a singhiozzo, decisioni governative che vanno ormai verso il superamento di questo sistema. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo un paracadute sociale, questo può essere ed è uno strumento che in questo momento salvaguarda larghe fasce di popolazione per la regione più povera d'Italia e d'Europa come la nostra, come la Calabria. L'obiettivo ovviamente è quello di costruire immediatamente un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione in Calabria che guardi alla nuova occupazione, alla stabilizzazione di questo oceano di precariato, al contrasto e all'emersione del lavoro nero e sommerso, alla ricollocazione dei lavoratori che sono negli ammortizzatori sociali. Noi dobbiamo lavorare da una parte tenendo dentro, diciamo, e governando questa emergenza e dando il più possibile delle risposte e dall'altro rilanciando sulla occupazione. Un attimo, stanno arrivando tanti messaggi. Lino, giustamente le imprese non vengono qua in Calabria perché già, come sai, a Gioia Tauro c'è un imprenditore che vive con la scorta nel suo stabilimento e questo è Nino De Masi, questa è la nostra cartolina, giustamente, come diceva, chi deve scendere se uno deve stare con i mitra davanti all'impresa. Caro Polimeni, volevo fare una domanda al signor Biondo, io sono in mobilità in deroga,
tutti questi che mandano il messaggio, sì, ti dà l'idea della situazione drammatica. Volevo sapere se nei pagamenti che stanno facendo rientrano pure gli operai del 3 agosto 2014, perché i pagamenti, se segni questa data, 3 agosto 2014, perché i pagamenti precedenti non ci hanno pagato due mensilità e nessuno ci ha comunicato niente. Grazie. Salve, sono Manuel, ho 30 anni, sono in mobilità in deroga e in più lavoro nel comune di Spezzano Piccolo da 4 mesi in un progetto della Regione Calabria. Chiedo ai sindacalisti, ci può essere dignità se in 4 mesi non percepiamo un euro? Qua è grave. Ci può essere dignità a non essere supportati da sindacalisti che sono mesi che non percepiamo, scusate, i loro sindacati non ci fanno scendere nemmeno in piazza, così rispondono. Grazie. Questa è una dei tanti messaggi che stanno arrivando. Sentiamo la telefonata, poi parto da te, Biondo, e facciamo il giro. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, da dove chiama? Lino, io chiamo da un paese, non so se mi fai non dirlo. Ho un problema che tu mi... Non lo può dire il paese, signora, mi scusi. Può dirlo il paese o non lo può dire? Se mi fai non dirlo è meglio. Addirittura? No. Il nome del paese, signora, ma sì, siamo a questo livello, signora, mi faccia capire, questo è l'articolo 21 della libertà, se lei ha paura di dire il paese immaginiamo il nome, cioè mi fa tornare all'anno zero, signora, no, qual è il paese? Polino. Qual è il paese? Allora, ho detto, è Palermiti, Lino. Ah, Palermiti, ah, la miseria. Palermiti, provincia di Catanzaro, vada. Sì, Lino, non sto scherzando. No, 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 io non mi arrabbiavo perché lei non mi diceva il paese, no? No, Lino, io sono arrabbiata perché sono una mamma arrabbiata. Vai, le passi i sindacati così lei se la parla con i sindacati, vai. Ecco. Vai. Prego. Allora, io ho un problema. Mio figlio lavorava in una casa famiglia, qua, si è licenziato perché non si sentiva bene ed era maltrattato. Sono 5 anni, non gli hanno dato il TFR. Ha un avvocato, sono 5 anni che rimandano questa causa. Ma gli spettava sta TFR dato che è disoccupato, almeno aveva una lira in tasca, sì o no? Ecco, la domanda, velocemente che mi risponde, certo. Grazie signora, gli toccava? Certo, il TFR. Certo. Gli toccava il TFR, certo gli toccava, signora. Ma signora, però Palermi, legale. Però, rimanga in linea, signora Palermi. Si è rivolto al legale. Al legale, che cosa deve fare? Se c'è il legale, prego. No, no, dico, la signora credo si sia rivolta ad un legale. Ce l'ho il legale. Ce l'ha il legale. No, dico, si è rivolta al legale, non... Non ai sindacati. Perché non ai sindacati? Ma posso andare dai sindacati? Certo. Ci mancherebbe, anche se vuole dare causa, chi dà una causa legale. Tramonti. No, diciamo, per quanto riguarda il TFR nei casi di fallimenti di società comunque il TFR è garantito dal fondo di garanzia, quindi diciamo bisognerebbe capire bene, non glielo danno? Bisognerebbe capire bene la storia, perché comunque il TFR, siccome è un salario differito ma è del lavoratore, certo, deve essere pagato e c'è un fondo di garanzia. Addirittura quando viene dato nulla c'è l'approvazione in debita. Viene erogato poi dall'INPS, quindi non sappiamo, bisognerebbe capire. L'avvocato, cosa le ha detto l'avvocato, signora Maria? Niente, rimanda da un anno all'altro, da un anno all'altro, da un anno all'altro, è terribile. Ma lo state pagando all'avvocato? Il nome dell'avvocato. Il fondo di garanzia. Ma mio figlio è disoccupato, non ha niente, come lo paga? Si paga dopo. Ed è questo forse il problema, che l'avvocato... Ah, non e allora lo posso cambiare, posso andare dai sindacati? Certo, signori, i sindacati sono qui apposta per questo motivo. Dove la mandiamo? Scusa, da Palermiti, che non sa dove lo mandiamo? Posso chiedere il mio fascicolo? Un attimo, signora, da parlare con il legale. Deve pagare... Allora, un attimo, il legale, cioè, le deve tornare il fascicolo. Poi lei si presenta, dove si presenta la signora? Dove vuole. Dove vuole, a Catanzaro, porta, va a un sindacato che vuole lei... E con suo figlio l'accompagna pure lei, sicuramente. Sì, sì. Lino, scusami, mi posso chiedere che stasera devo andare a farmi dare il fascicolo? Allora, signora, allora, se suo figlio si è rivolto all'avvocato, l'avvocato ha tutti gli incartamenti che ha prodotto suo figlio. Ecco, sì. Ciò non toglie che il TFR, come le spiegava Paolo e anche Michele,
è un diritto del lavoratore e quindi il datore di lavoro, anzi ha un termine entro i 60 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro che deve dare il TFR al lavoratore, oltretutto le ferie non godute, certo, è trattenimento in debito, infatti, diciamo. La professione in debito. Fermo restando che nello specifico, cioè, bisogna capire lo specifico della situazione, se viene fuori da un fallimento bisogna fare istanza. No, la casa famiglia è in atto. E appunto, quindi il punto qual è? C'è un avvocato che noi che cosa non le diciamo? Non fa fare niente. No, ma noi che cosa le diciamo? Che rispetto al fatto che il datore di lavoro non vuole riconoscerlo, l'unica strada è l'avvertenza. Può essere un'avvertenza legale o attraverso un'organizzazione sindacale. Perfetto. Ma comunque allora, bisogna andare davanti a un giudice. Però comunque, signora... È una povera signora che ha un figlio e non sa chi si deve rivolgere. Cioè, il dramma è... Perdonatemi. Però purtroppo quello che va chiarito è che di fronte al diniego del datore di lavoro, noi, anche se si rivolgesse da noi la signora, noi non abbiamo altro strumento potere, se non andare in giudizio. Perfetto. In giudizio, perché è la legge. È la legge. Ciò che dovrebbe fare l'avvocato. Depositare l'incartamento facendo citazione dell'azienda. Però trattandosi di un caso particolare. Io non ho capito. Un attimo, signora. Scusate, la televisione. Un attimo. Il telefono non vi ha capito. Allora, ascolti bene. Alla televisione. Bene. Perfetto. Io da mamma. Ok, chiuda il telefono e ascolti attraverso la televisione. Grazie. È normale, io lo dico. No, per l'amor di Dio, siccome è un caso particolare. La povera mamma che vuole aiutare il figlio, no? Però non conosciamo la situazione, né ci sentiamo di esprimere giudizi assolutamente sull'azienda, sull'impresa. Quindi la cosa più opportuna è rivolgersi da noi e approfondiamo la cosa, la possiamo consigliare. Perfetto. Allora, stavamo continuando in merito al giro di sul fatto delle deroghe. Ecco, tutti questi messaggi che arrivano sul prego. Allora, eravamo rimasti con il telespettatore di prima, cioè faceva riferimento all'agosto 2014, lì c'è lo spartiacque. Allora, che è successo? È intervenuto un decreto interministeriale il quale dice che chi ha un'anzianità all'interno del bacino dell'ammortizzatore superiore ai 3 anni non ha più diritto all'ammortizzatore in deroga. Io voglio approfittare di questa trasmissione per dire un fatto. Cioè, quindi sono fuori? Sì, per la legislatura italiana sì. Cosa è successo in questi anni? Perché è bene fare chiarezza e anche dare, come dire, merito a chi ha seguito come noi la questione e dell'operazione che abbiamo inteso fare. Cioè, rispetto a una regione che aveva una condizione particolare, che non si riuscivano a ricollocare queste persone, e rispetto al fatto che le politiche attive non sono partite, noi, utilizzando in deroga ciò che diceva la Comunità Europea, i fondi comunitari europei, abbiamo fatto un'operazione per andare incontro a queste famiglie che non rientravano per la legge ordinaria dello Stato all'interno dell'ammortizzatore, che però, attraverso un accordo fatto con le organizzazioni sindacali, si è deciso di andare incontro e dare una boccata d'ossigeno a quelle persone che erano fuori dal bacino nazionale, che però, come in deroga alla deroga, noi abbiamo voluto, come dire, andare incontro a questa loro esigenza, e quindi attraverso i fondi comunitari si è data soddisfazione a questa situazione. Cosa è successo nel 2015? La Comunità Europea è intervenuta dicendo che da questo momento in poi non è più possibile fare, attraverso risorse comunitarie, politiche passive. E qui arriviamo al problema, nel senso che c'è una legge nazionale che noi abbiamo combattuto, una riforma degli ammortizzatori sociali che noi abbiamo contrastato, che pone un termine oltre il quale non è riconosciuto l'ammortizzatore attraverso la fiscalità generale dello Stato. Sì, no, capisco perfettamente. Quindi ora qual è il problema? La persona che sa può morire. Un attimo, se manca l'ammortizzatore sociale, quello che stiamo dicendo. Dopo i 3 anni, stiamo mangiando il reis. È uno sguardo di conserva il suo. Prego. No, voglio completare il ragionamento. Sì. Nel senso, ora, che cosa succede? Queste risorse o ce l'ha la regione dal proprio bilancio, e sappiamo tutti che non è possibile. Così. La Comunità Europea dice di no, e il governo nazionale ha posto un limite. Ora, cosa noi diciamo? Bisogna dividere l'assistenza dalla questione del lavoro. L'assistenza noi stiamo sostenendo, e la regione ha preso con favore la nostra proposta, l'alleanza contro la povertà. Perché cosa diciamo? Ci sono situazioni all'interno delle famiglie dove non c'è l'abilità al lavoro, come diceva anche Michele. E lì bisogna intervenire a dare una bocca d'ossigeno a quelle anche famiglie. Anche perché siamo allo scontro sociale. Così come in assenza di un'opportunità di lavoro bisogna creare un reddito di ultima istanza che
aiuti la persona a fuoriuscire dalla condizione di povertà. Ma dalla condizione di povertà attraverso il lavoro si esce come? È vero che bisogna fare costruire delle politiche attive che riescano a trasformare, il signore parlava prima della pulizia, delle strade e quant'altro, le emergenze che in Calabria sono tante in occupazione. È quello che stiamo dicendo attraverso... Ma basta pensare alla questione degli LSU e LPU che noi abbiamo portato avanti in questi anni e che adesso chiediamo al governo l'emendamento e le risorse per la contrattualizzazione. Che cosa sono? Se non quelle cose che diceva il signore di prima. Noi abbiamo ritenuto di dare sfogo occupazionale attraverso lavori di pubblica utilità. Però il concetto che bisogna far chiaro è che se non arrivano le imprese e non arrivano gli investimenti pubblici da parte del governo e dello Stato, il lavoro non può nascere così. Perché anche un progetto... Gravano, perché siamo in conclusione, ho capito, ma ti devo tagliare, ti devo bloccare un attimo perché vorrei continuare, ma i tempi non ce l'ho a disposizione. Tramonti, cioè qui dice non arrivano le imprese, le infrastrutture non ci sono, i collegamenti mancano, perché poi per una regione moderna devi avere collegamenti, ti devi muovere con le merci. Io dicevo l'altro giorno che viaggiando spesso sulla Salerno regionale, più da Cosenza scendi spesso anche su Reggio, vedi che merce non ne viaggia, macchine non ne viaggiano, c'è una solitudine alle volte in autostrada allucinante. Allora io mi guardo, io sto arrivando, l'ho detto, faremo una puntata su questa situazione, stiamo arrivando a Seul, siamo stati 5 giorni con l'azienda Guglielmo, lì la ricchezza è un qualcosa, il reddito pro capita è 28.000 euro, un parco macchine nuovissimo, polizia senza pistole, non si fuma in mezzo alla città, cioè è una realtà americanizzata di occupazione zero, cioè, eppure qualcuno diceva che fino agli anni 90 loro non erano messi veramente male. Ecco, cos'è che manca? Manca l'impresa ma non vengono, quindi punto, il lavoro non ci sarà mai in questa regione. Quanti sono i disoccupati? I giovani. Allora, noi dobbiamo fare... Il numero, sì, i giovani. Ma tu considera che in Calabria lavorano... Mi parlano del 50-60%? Basta fare una semplice 600. Considerazione, su poco meno di 2 milioni di abitanti ne lavora un terzo, sotto i 500.000, il resto tu fai tra chi è in pensione, diciamo, e chi hai una percentuale tranquillamente nei giovani che va oltre il 40% di questa... Ma 44 di questa non è nazionale? Scusa. No, il tasso di attività, ma diciamo come disoccupazione vera e propria, diciamo per quanto riguarda quella giovanile, in Calabria siamo sui 50, una condizione drammatica, più dei due terzi, quindi il problema qual è? Il problema è che bisogna uscire da questa situazione e se ne esce solo ed esclusivamente con un mix di politiche nazionali ed europee, però che siano selettive, non si possono applicare per territori diseguali politiche uguali al nord e uguali al sud. Sulla fiscalità di vantaggio bisogna intervenire per rendere attrattivi i nostri territori e poi bisogna lavorare sulle eccellenze. Gioia Tauro è una di queste, non si riesce a fare la zona, istituire la zona economica speciale, quello ci darebbe veramente l'infa vitale per la nostra. Gravano, un'ultima, anche perché siamo veramente in conclusione, ma quando Renzi parla di 900.000 posti di lavoro, dove sono stati? Anche se qualcuno contesta, come il Fatto Quotidiano contesta questi numeri, qui in Calabria non ci sono stati questi numeri, cioè avete questi dati? A parte il fatto che il governo poi li cambia un giorno all'altro. No, però parlo di 900.000 posti di lavoro. Ma l'Italia è uscita dalla crisi. Molta propaganda, siccome hanno incentivato molto le assunzioni a tempo indeterminato, situazioni che già preesistevano, o quelle al lavoro nero, sono state stabilizzate utilizzando questo non toglie che quando finisce l'intervento drogato quei lavoratori possono ritornare in una condizione anche di disoccupazione, non essendoci più la protezione dell'articolo 18. Vorrei chiarire un punto a conclusione. Dobbiamo chiudere, perché sì. Sulla mobilità, l'ha detto Santo, in tutti i paesi europei chi perde il lavoro attraverso la cassa ha una tutela che dura un certo periodo, al sud è un po' di più, però non si può pensare che possa essere eterna. Eterna, e quindi c'è un limite. Noi abbiamo protratto il periodo oltre i limiti e tutta la spesa dell'assistenza della mobilità
cade in gran parte sulle risorse della regione. Se non ci fosse stato questa regione, perché non siamo riusciti con l'altra, non saremmo stati nelle condizioni di garantire questo pur minimo. Il problema, cosa che non è stato fatto in passato, però adesso siamo obbligati, le politiche attive, per ricollocarle al lavoro o all'autoimpiego attraverso incentivazione o cercando di garantirgli il periodo che vanno verso il lavoro, dobbiamo aiutarli in maniera diversa, non più con la mobilità che presumo col 2014 finiamo. E siccome c'era una domanda che ci ha fatto lei, il messaggio: quando avremo tutto il periodo, orientativamente, se non ci sono altri intoppi, con la rimodulazione dei fondi comunitari, tra dicembre e gennaio si dovrebbe... Usiamo il condizionale. Condizionale, e non voglio dare... Perfetto. Pochi secondi, perché veramente 10 secondi a testa. Ma dovete essere sinceri, perché poi ritornerete in trasmissione. Questo governo regionale, parliamo del governo Oliverio, novembre fa un anno, diciamo dicembre, ormai, quando si è votato? Il 22 novembre, mi pare, dell'anno scorso, quasi un anno che è stato eletto. Facendo l'analisi positivo o negativo, più positivo o negativo in questo momento, in questo anno di lavoro, si è solo guardato, stiamo aspettando i risultati che arriveranno col 2016, diciamo che cosa, cioè i sindacati, cosa hanno, cioè la gente vuole capire cosa hanno fatto. Un anno di valutazione che però adesso richiede i messaggi concreti. Solo valutazione questo sull'occupazione. Poco, niente. Nel senso, è stato un anno di valutazione, adesso deve essere l'anno di mettere a frutto lo screening che hanno fatto sulla situazione calabrese. Ma diciamo che è stato un anno in gran parte perso per le note vicende che hanno caratterizzato l'attività istituzionale in Calabria. Adesso diciamo, c'è stata, bisogna dire, negli ultimi tempi una accelerazione. Questa mattina siamo stati convocati per la presentazione del patto per la Calabria, che fa seguito anche alla nostra proposta che abbiamo formulato insieme agli industriali. Adesso bisogna accelerare e soprattutto bisogna avviare un confronto stabile, perché in Calabria o si fa rete o si fa sistema o nessuno ce la può fare da solo. Noi siamo pienamente consapevoli di voler recitare questo ruolo, altrimenti ci regoliamo. Gravano, un anno di deputazione regionale. Guardi, partivano da una situazione ad handicap molto seria. Molto seria. Io ero un po' pessimista. Devo dire che alcune questioni spinose le hanno affrontate bene, tra quindi cui diciamo anche gli ammortizzatori. Il 2016 dovrebbe essere d'auspicio per il lavoro serio. Faccio tre, hanno rimesso in sesto i fondi comunitari, sì, sia quelli non spesi e sia la nuova programmazione. Sui fondi, sugli ammortizzatori sociali e le politiche di assistenza si sono battuti, e se non ci fosse stata la regione saremmo alla disperazione. Sul piano del master plan stanno cercando di mettere in campo idee significative, hanno seminato e sicuramente hanno fatto più di quanto mi aspettavo. Bene, grazie. Allora a questo punto andiamo in pubblicità, poi i saluti finali, ci rivediamo presto, quindi vi marcherò stretti. Nasce questa collaborazione con la gente a casa che ha bisogno di avere notizie, i sindacati, le piazze, la regione, uniamo, facciamo rete sistema. Per capire, facciamo sistema. Grazie, ci vediamo tra poco. Allora, siccome abbiamo parlato di Mangia e Scappa, nel frattempo dobbiamo ringraziare questa azienda che abbiamo proprio registrato, lo dico ai sindacati, oggi arrivavamo proprio da San Giovanni in Fiore, perché sono un panificatore che è dal 1962. Pensate che questo, cioè, è veramente un grande imprenditore. Pensate che la pizza impigliata, non so se sapete cos'è, lei cosentina, dicono che nasce esclusivamente a San Giovanni in Fiore, e loro vantano questo record. Bene. Ecco, dal 1700 la pizza impigliata, esportano in tutta Italia, sono famosissimi i fratelli Mancina. Sì, quindi sì, li ringraziamo, perché da lunedì partirà lo spot, vedremo anche Pietro Mancina, grande panificatore dal 1962. Andiamo in pubblicità e continuiamo. Viva il pane! L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo,
Il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale. Pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo. Gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dell'Azomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Bene, guardate, si è volata la trasmissione. Chiedo scusa all'emissione di RTC Terra Calabria, ma il tema è importante, il lavoro, la disperazione della gente. Potevamo continuare per altre due ore, tante telefonate sono rimaste fuori, tanti messaggi non siamo riusciti a leggere. La puntata questa sera alle ore 21, dalle 21 alle 23 su RTC Terra Calabria canale 17, oppure dopo le 22 su YouTube, basta cliccare articolo 21 della puntata di oggi, venerdì 13 novembre. Spero che questa puntata sarà replicata anche domenica sera alle 21, alle 23, vedremo un po' cosa, come deciderà l'emissione di RTC Terra Calabria. Ancora grazie, appuntamento in diretta lunedì alle ore 14:30, 16 novembre. Vi voglio bene, grazie.